Bene, bene, ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei, non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto. Mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, ci è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, psst! Si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco! Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti! E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso! Ehi, complimenti, fatelo dire! È stato facilissimo! Basta questo! Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella! Allora ecco come risolvere questa operazione. Che noia! Meglio prendere appunti in vista dell'esame. Mi seguite? Perfetto! A questo punto... Oh no, mi sono persa! Ma perché la fa così lunga? Mi fa proprio ridere! Kate, che cos'hai da ridere? C'è un modo più semplice per risolverla. Le insegno un trucchetto. Abbiamo l'80% e quindi prendiamo l'8. Di 90 lo moltiplichiamo per 9, così. Il risultato è 72, lo stesso che ha ottenuto lei. Mi prendi in giro, è così facile! Wow, è così semplice, sì! Questi appunti non mi servono più. Faccio prima a prendere nota del metodo di Kate. Ah, che sollievo! Colorerò questo cuoricino col gesso. Ah, che fame! Sì, pizza! Niente è meglio della pizza. Oh, mi è caduta sulla maglietta! Sono tutta sporca adesso! Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia! La mia maglia preferita! Oh, perbacco, ok, non ti preoccupare. Dai, forza, deve esserci qualche rimedio. Ci sono, il gesso! Ma certo, funzionerà! Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca. Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia. Ecco su tutta quanta la macchia. Adesso la metto in lavatrice. Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza. Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più. Papà a volte fa la differenza. Ah, che bel bicchiere d'acqua. Ok, prendiamo le misure. Ciao, Jennifer! Ho una fame. Ti spiace se accendo la TV? Che stai facendo? Lo sai che sono a dieta! Senti che profumino! Aspetta, vai via! Va bene! Oh, ma guarda lì! Che orsacchiotto enorme! Forse ho un'idea! Devo solo fare un taglio sull'orsacchiotto e lo riempio con i miei snack! Così li terrò nascosti! Jennifer non deve vederli! Grazie per aver allontanato quei dolcetti. Nessun problema. Mindy, che cos'è questo rumore? Che succede?
sto solo abbracciando l'orsacchiotto. Ah, è carino in effetti. Ci è mancato poco. Su, diamoci da fare. Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore, cioè io, con un'intera tavolozza di colori. Scommetto che sta crepando di invidia. Anch'io ho dei colori bellissimi. Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo. Non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto. Poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Oh mio Dio, wow! Che scarpe! Oh, ciao, Mindy! Adoro le tue scarpe! Devi dirmi dove le hai trovate, ti prego! Lascia che ti aiuti! Wow! E quasi dimenticavo, aspetta, che ne pensi delle mie? Wow, sono adorabili! Oh, che invidia! Ah, sei troppo gentile! Si intonano alla camicia, vero? Giorno! Visto lo smalto, che schianto! Che c'è? Quelle sono le tue scarpe? Che orrore! Sono imbarazzanti! Non le metterei mai! Già, hai visto? A me piacciono, stanno bene col mio look! Se lo dici tu! Oh, cos'è stato? Ho calpestato qualcosa. Oh, era una matita. Non posso usarla, o forse sì, così imparano. Mi servono altre matite. Migliorerò le mie scarpe. Applico un po' di colla alle matite. La metto su questo lato e poi la incollo alla scarpa. Faccio lo stesso con le altre matite. Devo coprire così tutto il tacco. Uso matite più lunghe per la parte più alta del tacco ed ecco l'ultima. Wow, quanti colori! Cambiamo colore alla scarpa. Anche all'altra, naturalmente. A chi servono negozi di scarpe costosi? Non vedo l'ora di sfoggiarle. Ci siamo? Vado a fare shopping, vieni con me. Wow, guarda che scarpe! Che ne dite adesso, voi due? Niente male, eh? Chiudete la bocca, ci entrano i moscerini. Wow. Allora, vediamo, chi interroga oggi? Kate, vieni alla lavagna, grazie. Queste le risolvo subito. Basta portare il 3 fin qua giù e il 4 invece fin qua su. E poi con il 9 fino in fondo. Certo, va a sederti, grazie. Che cosa è appena successo? Ok, ragazze, fate silenzio. Oggi c'è il compito in classe. Non voglio sentire volare una mosca, ok? Potete cominciare. Andrà tutto bene. Mi serve una penna. Oh no, il mio astuccio non si apre, dai! Proprio oggi doveva succedere. Forse Jennifer mi aiuterà. Ehi! Che c'è? Mi puoi prestare una penna? No, mi serve, capito? Wow, ok! Mindy? Che cosa ho appena detto?
Scusi, prof. E ora che faccio? Ero così giovane e piena di speranze, poi ho preso un'insufficienza e ora guardatemi. Un'altra giornata di shopping, oh, guarda questa poveretta. Ha qualche spicciolo, per favore? Fa vedere. Spero ti sia d'aiuto. Grazie tante, lo apprezzo davvero. È gentile. No, non posso permetterlo. Devo evitare questa insufficienza. Oh, forse posso usare questa graffetta. Poggio la graffetta sul tavolo. Prendo la mia pistola per colla e riempio la graffetta con la colla così. Uso colla glitterata perché è più carina. Riempio questa sezione e la faccio asciugare. Aggancio l'estremità della graffetta alla zip dell'astuccio e sì, si apre! Ah, che sollievo! Ah, proprio non ci riesco, è così difficile! Ok, forse posso provare questo. No, niente, non serve. Ah, che giornata da incubo! Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando. Ma come ci riesce? Il compito è così difficile. Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla, non aiuto gli sfigati. No, non vorrà mai aiutarmi, lui è troppo popolare. Oh, che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo. Eh? Ehi, che succede? Niente. Non ci credo. Ha già quasi finito tutto il compito. Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano. Aiutarti? Certo, con piacere. Guarda, ti mostro un trucco. Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo. Ecco la moltiplicazione risolta. Prego! Grazie, sei davvero adorabile! Adesso sì che posso fare il compito. Oh, la campanella! Presto, il cancellino! Oh no, beccata! Faccio finta di niente. Ferma lì dove sei, Madison. Visto che ti piace disegnare alla lavagna, risolvi questa equazione. Oh, non saprei. Kate, aiutami. Non chiedere a me, non lo so. Ma davvero, ragazzi? Vi faccio vedere io. Basta usare le dita, quelle che hai disegnato, sì. Abbiamo un 6, un 7, 8, 9, 10 su ciascun dito. Dove si trova il 7? Eccolo qui. E l'8 invece è su questo dito. Adesso inseriamo i numeri più piccoli. In totale 5 dita. E scriviamo il 5. E cosa facciamo con tutte le altre? 3 su questa e 2 su quest'altra. Moltiplichiamo e otteniamo 6. E questa qui è la soluzione. Wow, quante cose si possono fare con le dita, sì? Non a caso sono la prof. Siediti adesso. Ah, adoro scrivere i temi e sono bravissimo. Nessuno è così tanto eloquente come me. Guarda lì come scrive. Che secchione. Ogni passaggio del tema deve essere perfetto. Ah, questa limetta è consumata. Me ne serve un'altra. Ah, no, voglio quella verde. Questo passaggio devo argomentarlo meglio. Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale. Oh no, ho consumato la punta della matita. No, 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 come farò adesso a finire il tema? E scusa... Ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Ah, forse andrà bene. Fammi provare. Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema. Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore. Grazie. Sì, io guardo i social intanto. Ah, ho preso il voto più alto. Non ci credo, sono così contenta.
Beata te. Magari lo avessi io quel voto. Oh, no, 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 no. Niente panico, so io come aiutarti. Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia. E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto. Ed ecco qui. Addio, brutto voto. Ta-da! Visto? Ha funzionato? Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti. Sul serio, grazie! Sei la migliore! Oh, mettiamoci al lavoro. Sì, hai ragione tu. Ah, che bella giornata. Mi siedo un po' lì. Wow, che bellezza. Adoro stare all'aria aperta. Oh, uno scoiattolino. Ehi, piccoletto. Oh, ti faccio un ritratto, non ti muovere. Oh, la solita imbranata. Scusa, ci metto un secondo. Forse posso appoggiarmi alla panchina, vediamo. No, così non ci siamo. Non sto comoda. Possibile che sia così difficile? Oh, che nervi! Oh. Ah! Com'è buona! Posso aiutarti? Ciao! Mi daresti la scatola? Ti pago se vuoi. Ok, ma non la pizza. Ehi! Splendido! Potrò comprarne altra. Che giornata fortunata! Quello che mi serviva, sì! Basterà tenere sollevato il coperchio e poi appoggio il foglio qui, come un cavalletto. Ora posso farti il ritratto? Oh. Beh, dipingo la ragazza della pizza. Sta venendo benissimo. I ritratti sono difficili, però. La pizza è il cibo perfetto, sì. Ehi, eri un'ottima modella. Scusa, che hai detto? Mi stavi dipingendo? Magari do una sbirciatina. Sto qui dietro buona buona. Ma dai, non ci credo. È un capolavoro, wow! Oh. Ehi, mi hai spaventata, sei tu. Spero ti piaccia. Tantissimo, posso comprarlo? Ma certo! Grazie, sei una vera artista. Come sei gentile, grazie a te. Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno, sono da solo. Oh, ave così bella e dolce. Ci siamo, forza e coraggio adesso. Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei. Oh no, sta arrivando, devo far presto. Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui. Eccola, adesso guarderà nell'armadietto, appena posa il telefono. Oh no, non può essere, quello è Jake. Ciao, Ava, ho preso questi dolci per te. Per me, wow, sembrano buonissimi. Assaggio prima questa fragolina. Che buona, ne vuoi anche tu? No, non è giusto! Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento. Adorerà questi tulipani, lo so. Ciao, Ava. Eh? Chi è? Oh, ciao, posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente. Ok, va bene. Come profumano queste rose? Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere. Tocca a me. Tieni, puoi usare il mio quaderno. Tieni, usa pure il mio. So che ti piace il viola. Oh, Jake avrà di nuovo la meglio. Guarda, ne ho tre e sono tutti per te. Oh, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno. Ma come, sul serio? Ho usato un po' di strass e di paillette colorate, sì. Le ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto, divertente e coloratissimo. Che bravo, è veramente bellissimo. E ho anche questi. Userai questi trucchetti di matematica? Faccelo sapere nei commenti. Condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale per altri video come questo. Adoro la matematica. Questo compito sarà facilissimo. Disegnerò anche il procedimento, così farò bella figura, sì. Prima operazione risolta. Cosa? Hai già fatto! Senza diagrammi!
come ci sei riuscita? Prof, prof! Che c'è, Madison? Ok, t'hai finito! Sei stata velocissima, brava! Vieni qui, fammi vedere che cosa hai fatto! Arrivo subito, prof! Allora, vediamo... Tutte le risposte giuste, un bel 10 più! Oh, ma com'è possibile? Scommetto che hai imbrogliato! Madison, non fare così! Ti faccio vedere! Va bene, ma soltanto perché voglio capire! Ok, prendiamo il numero e moltiplichiamo per 2. Stessa cosa con ciascun numero. Il risultato è 6244. Poi mettiamo la virgola prima dell'ultima cifra e il gioco è fatto, vedi? Wow, impressionante! Grazie per avermelo detto! Accidenti, che fame! Tiriamo fuori lo snack segreto! Ma come, è vuoto! Forse l'ho già mangiato! Mi sono rimaste solo queste! Bel problema! E adesso? Ma certo, la cassaforte! Quella dove la prof conserva tutte le merendine che ci ha confiscato! E quante cose buone mi ha sequestrato, sì? No! Se soltanto riuscissi ad aprirla, mi riprenderei tutto! Ci vuole un colpo alla Ocean's Eleven! Devo scassinare questa cassaforte, insomma! Non conosco la combinazione! Nei film sembra un gioco da ragazzi! Ma dai, la sua password è proprio qui! Ok, a patto di saperci fare coi numeri! Oh, magari ci capissi qualcosa! Questo non riuscirò mai a calcolarlo con le dita. Aspetta, ho il telefono! Come non detto, è scarico. Kate, che stai combinando lì? Oh, pensavo fosse la prof. Vieni qui, aiutami. La cassaforte dei dolci. Facile. Guarda e impara. Intanto copio l'equazione così. Faccio una linea qui e aggiungo un più e la prima cifra. Adesso risolvo questa parte. 650 e adesso la seconda, 240. Con le cifre tonde è più facile addizionare, giusto? Adesso torniamo su e addizioniamo il 6 con il 2. Andiamo a sottrarre 8 dal totale di 890. Ed ecco la soluzione, 882. Incredibile la combinazione! Sei un genio! Riprendiamoci i dolci, su! Ha funzionato, sono tutti qui! Che sta succedendo lì? Oh no, la prof... È che avevamo tanta fame. Oh, sono così nervosa per il compito. Davvero, secondo me sarà facilissimo. Non so neanche da dove iniziare. Ok, non sta guardando. Ho una possibilità. Calcolatrice, tocca a te salvarmi. Sta usando la calcolatrice. Madison, ti vedo, sai? Oh, scusi! La metto via! Ma come faccio a risolverle? Forse qualcosa tipo... così? No, tutto sbagliato! Chissà come se la sta cavando Kate! Ma dai, ha già finito! Cosa c'è sul foglio scarabocchi? Kate, ma sono farfalline! Ti faccio vedere! Queste sono le frazioni! Basta raggrupparle in cerchi così!
Puoi trasformarle in una farfalla? Moltiplichiamo gli angoli e mettiamo il risultato sulle antenne. Tutti e due gli angoli, mi raccomando. Prossimo passo, moltiplichiamo la fila sotto così. E poi sottraiamo i numeri sulle antenne. Questo è il numero che va sopra. E quello che va sotto ce lo hai già. Wow, geniale e carinissimo! Ho finito! Consegniamo i compiti! Quanto è difficile questo compito in classe! Quindi è così! So cosa state facendo! Ci ha scoperti! Non so cosa sia questa roba! Certo, come no! Wow, è arrabbiata! Conoscete le regole! Devo sbrigarmi! Adoro il mio nuovo smalto! Non lo saprà mai! Ciao! Non fare l'innocente, biondina! Cosa stai guardando? Il mio astuccio! Ah, sì? Ne non sono mai abbastanza! Ti sto osservando! E cosa sta succedendo qui? Oh, è lì da molto? A proposito, ottimo test, davvero difficile! Oh, che carina! Ok, questo sinceramente non me lo aspettavo, perché non potete essere tutti come Naomi e una studentessa così brava. Sapevo che sarebbe andata male. Vabbè. Finalmente a casa! Che giornata! Aspetta, ho dei compiti da fare. Oh, ma dai! Beh, meglio farli subito. Spero che non ci voglia molto. Ho cose migliori da fare. Oh, che pizza, noiosissimo! Non riesco a tenere gli occhi aperti. Ahi, la mia testa! Che cosa è successo? Stupidi compiti, è tutta colpa vostra! Ora mi divertirò un po'. Si gioca! Oh sì! Molto meglio! Via, via, via! Devo concentrarmi! Questa è la parte difficile. Wow, ci è mancato poco! Ce la farò! Vincerò! Aspettate! Cos'è stato? Probabilmente non era nulla. Ci sono, niente può fermarmi! Oddio! Attenzione! Ce l'ho fatta! Che fatica! Ehi, Betty, cosa stai... Ai! La mia testa fragile e delicata! Perché l'hai fatto? Mi dispiace, ma la tastiera si è rotta! Rotta? Aspetta un attimo, hai dei compiti da fare. Ma come faccio a scrivere? So come risolvere questo problema, fidati di me. Per prima cosa mi serve argilla da modellare. Inizierò con dell'argilla marrone. Userò un pezzo di vetro per schiacciarla. Farò lo stesso con colori diversi. Perfetto, ho tutto quello che mi serve. Ora è il momento di assemblare. Metto questo pezzo di argilla sul fondo, poi impilo il resto. Può andare qui. Papà? Ta-na-na. Che c'è? Continua a scrivere, continua! Bellissima questa canzone! Per favore smettete di cantare, che fastidio! Non è possibile! Oddio! Troppo carino, Kevin! Cosa stai facendo? Non è il migliore, potrei guardarlo tutto il giorno! Wow, guarda qua! Oh no, la lezione sta per iniziare! Buongiorno, compito in classe? Prof? Cosa c'è, Betty? Naomi sta guardando i ragazzi sul suo telefono! Naomi, metti giù il telefono! Voglio la vostra completa attenzione! Cosa? Ma è Kevin! Non è giusto! Sei proprio una secchiona! Ho fatto bene? Non si preoccupi, prof, ci penso io! Posso sempre contare su di te, Betty! Ora dove ero rimasta? Non posso credere che tu l'abbia fatto, cattivissima! Forse un'occhiata veloce, non pensarci nemmeno. Ma forse si sta allenando. Non riesco a resistere. Ho bisogno della mia dose di Kevin. È così difficile. E provaci! Solo una sbirciatina. Aspetta, ci penso io, so cosa fare. Faccio un selfie veloce, metto qui il mio telefono. Poi stamperò il mio selfie. Lo ritaglierò e lo attaccherò al mio telefono. Un aspetto positivo. Guarda, Betty. Cosa? Puoi farlo! Prof, abbiamo un'emergenza! Cosa c'è adesso? Non vedo quale sia il problema. La guardi? Non è ovvio! Il telefono è proprio lì! Guardi! Smetti di farmi perdere tempo, Betty.
Questo round lo vinci tu, Naomi. Non è finita. Shh, Kevin sta ballando. Posso vedere? No. E X deve essere 5. Wow, è già ora di pranzo. Mangiamo. Sembra buono. Non vedevo l'ora. Adoro questi ovetti. Sono gustosi e hanno una piccola sorpresa. Ho dimenticato di portare da mangiare. Ma va bene così. So cosa fare. Miam. Buonissimo. Ne avevo bisogno. Dov'è il mio ovetto? Era proprio qui. C'è qualcosa che non va. No, non ci credo. Ladra di ovetti. Avrei dovuto aspettarmelo. Lo fa di continuo. Aspettate un momento, ho un'idea. Torno subito. Come vuoi, ma porta altro cioccolato. Per prima cosa mi serve un uovo. E una cannuccia e della colla. Spremo la colla sul guscio, proprio così. Poi ci premo sopra la cannuccia. Ora aspetto che si asciughi. C'è ancora del lavoro da fare. Immergerò l'uovo nel cioccolato fuso. Ha un aspetto così delizioso. Poi posso metterlo nella sua confezione. Sembra piuttosto convincente. Piegherò i bordi. Non posso permettere che Naomi sospetti qualcosa. È pronto! Ho qualcosa per te. So quanto ti piacciono. Grazie, non riesco proprio a farne a meno. Buon divertimento! Io che schifo! Ti sta bene, così impari. È un uovo crudo. Che schifo, era questa l'idea geniale. La prossima volta portati da mangiare. Oh, non è stato bello. Na 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 na. L'arte è un'espressione dell'anima umana. Di cosa sto parlando? Ci sono, ci sono! In ritardo come al solito, Naomi? Comunque, oggi ho un argomento interessante per voi. La musa di oggi è Madre Natura. È una delle sue simpatiche creazioni. Voglio che disegnate uno scoiattolo. Non dimenticate l'adorabile coda folta. Ok, posso farlo. Non dovrebbe essere così difficile. Questo è lo spirito giusto, Betty. Oh, qualcuno mi sta chiamando. Pronto? Ehi, tesoro, scusate, devo rispondere. Sta andando bene. Mi piace disegnare belle immagini. Ma tu fai pure, io ho cose più importanti da fare. Come truccarmi? Ecco perché vai male, tu. Cosa? Sono un artista, sono un capolavoro. E umile. Ho uno scoiattolo da finire. Adoro questo rossetto. Oh, oh, è tornata la prof. Vuole invitarmi a uscire. Wow. Ancora 5 minuti, ragazze. Devo andare in bagno. Devo fare pipì. Oh, vai, vai, Betty. Sapevo che non avrei dovuto bere il terzo bicchiere. Devo sbrigarmi. Come si disegna uno scoiattolo? È più difficile di quanto pensassi. Forse se... Ah, è terribile. Cosa devo fare? Aspetta, mi serve il disegno di Betty. Wow, è molto bello. Ha talento, glielo concedo. Stendo la pellicola di plastica sul disegno, voglio che sia ben aderente. Ora posso ricalcare lo scoiattolo, disegnerò direttamente sulla pellicola di plastica, devo solo seguire le linee. Facilissimo! Perché non ci ho pensato prima? Ora le zampe, e poi gli occhi. Quasi finito? Ecco! È incredibile! Faccio scivolare via l'involucro di plastica, quindi lo capovolgo e lo metto su un foglio di carta. Devo trasferire l'inchiostro. Questo mattarello farà il suo dovere. Posso togliere l'involucro di plastica ora e a me è rimasto uno scoiattolo. Prof, che ne pensa? Vediamo un po'. Tada! Spero le piaccia! Ci è mancato poco! Cosa mi sono persa? No, non può essere! È meraviglioso, Naomi! Troppo gentile! Ma sembra proprio il mio disegno! Non capisco! Che succede? Betty, hai copiato Naomi? Cosa? No, è stata lei! Credo sia uno dei piccoli misteri della vita. Sono arrabbiatissima ora! È bellissimo! Credo di aver proprio colto il lato positivo dell'insegnante, ma c'è un'altra cosa da fare! Avrò bisogno di questa vernice e la metto sul cancellino. Non deve essere tanta e userò colori diversi. Ora lo metto di lato. Tutto pronto. Oh, eccola che arriva. Buongiorno, classe, iniziamo. Ah, è uno scherzo? Chi è stato? Dai, rivelati. Credo che non lo sapremo mai. Assomiglia proprio alla preside, ma bisogna cancellarlo. Cosa? Non capisco.
Immagino lo troviate divertente. No, posso spiegare. Non sono stata io, è stata Lizzie. Come si permette? Non ho mai visto questa cosa prima d'ora. Beh, qualcuno è stato. Bene, c'è solo una cosa da fare. Non mi licenzi, aspetti. Che cosa sta succedendo? Dove siamo? Oh, sembra divertente. È il momento di fare una bella challenge di disegno. Sarà facilissimo. Fiu, pensavo di essere in ritardo. Ecco il mio foglio. Credo che rimarrà piacevolmente sorpresa. Credo che tu abbia sbagliato video. Ma visto che sei qui, vediamo. Ok, fin qui tutto bene. Che tensione. Interessante. È un U bene o un U male? Questi sono per lei. Oh, che cosa dolce. Sai, sono generosa oggi. Ecco il tuo voto. Lavoro eccellente. Continua così. 10 più. Wow. Questi sono per lei. Ah, non faceva parte dell'accordo. E mi riprendo questi. Arrivederci. A volte odio questo lavoro. Non se lo aspettava, eh? Che colpo di scena. Aspetta un attimo, quei fiori mi hanno fatto venire un'idea. Rivestirò la forchetta con la vernice. Poi l'appoggio sul foglio. Farò lo stesso con colori diversi. Riempio tutto il foglio. Ma c'è ancora molto da fare. Ora prendo un pennello e applico con cura la vernice verde sotto. Poi posso dipingere uno stelo. Faccio lo stesso con gli altri. Poi dipingerò le foglie. Non importa se la vernice è sbiadita. L'effetto è migliore. Ora posso aggiungere l'erba. Ecco qua. Sono abbastanza soddisfatta. E ora tocca a lei decidere. Sembra carino. Cosa? Devo pensare a qualcosa. Cosa ho in tasca? Non molto. Che potrei farci? Perderò sicuramente. A meno che... Credo di avercela fatta. Dovrò mettere la biglia all'interno del palloncino, poi ci avvolgo intorno un elastico. Dopodiché bisogna mettere il palloncino al rovescio così. Ora lo gonfio. Ha solo bisogno di un po' d'aria. Dovrebbe andare bene. Lo immergerò nella vernice. Voglio coprire la parte inferiore. E ora posso premere sulla carta. Voglio lasciare un'impronta. Lo farò ancora un paio di volte. È già molto bello. Questo sarà l'ultimo. Ora ho bisogno di vernice gialla. Colorerò il centro dei cerchi. Poi è il momento della vernice verde. Dipingerò gli steli. Poi aggiungo le foglie. Wow, mi piace molto. Vorrei che qualcuno mi regalasse dei fiori così. Penso di aver finito. Cosa ne pensate? Non è poi così sicura di sé, eh? Beh, non dipende da noi. Non hai alcuna possibilità. Fiu, per fortuna è finita. Aspetta, devo segnare anche questi. Va bene, Lizzie, andiamo avanti. Ok, è creativo. È difficile, quindi pareggio. Lo prendo io! Mi chiedo cosa ci sarà dopo. Aspetta! Pronto? Sveglia! Ehi! È così succoso. Aspetta un secondo, torno subito. Mi piacerà. Dove sono? Ehi! Wow, ha funzionato! Scusate, mi sono assentata un attimo. Questa è la vostra prossima sfida. Voglio che disegnate un hamburger. E assicuratevi che abbia un aspetto gustoso. Cosa? Potrebbe essere complicato. Aspetta, ho la risposta proprio qui. Facilissimo. Metterò il pop-it proprio qui. Poi dipingerò intorno al bordo. Per questa parte userò la vernice arancione. Poi riempirò i pallini. Successivamente userò la vernice verde per la lattuga. Che fame! Una volta pronto lo capovolgo. E premo i pallini. È una bella sensazione. Mi piace questa challenge. Artistica e divertente. Ok, concentrati. Solleverò delicatamente il pop-it e mi rimane un hamburger. Sembra buono. Guarda, prova a battermi. Ti do un bel 10 per l'impegno. Almeno ci hai provato. Dammi un secondo. Ah, questo è ciò che sto cercando. Ho pagato per la consegna espressa. Grazie, sembra delizioso. Ma non lo mangio. Per ora. Disegnerò intorno al panino. Sembra buono. Aspetta, non è quello che avevo programmato. Come ho fatto a sbagliare così tanto? Devo averla. È ora di pescare un po'. Preso. Ora devo farlo venire qui. Vieni dalla mamma. Credo che tu debba vedere questo.
so cosa fare. Traccerò una linea attraverso il cerchio. Voglio dividerlo in sezioni. Inizia a sembrare un hamburger. Per fortuna ne ho uno vero come riferimento. O almeno pensavo di averlo. Ups, hai perso qualcosa. Era proprio qui. C'è qualcosa che non va. Ci siamo? Fatemi vedere i vostri hamburger. Ma il mio hamburger! Spero ti piaccia. Non è giusto. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Eccellente, Lizzie. Che roba è? La prossima volta andrà meglio. Vince Lizzie. Non lo dimenticherò. Pronti per il prossimo round? Aspetta, qualcuno mi sta mandando un messaggio. Cosa, mia nipote? Oh no, mi ero dimenticata. Non ho tempo ora. Nonna! Oh, ti si scioglie il cuore. È bello vederti, tesoro. Oh, la vernice! No, ferma! Sei cattiva! Non c'è problema, ce ne sono altri laggiù! Oh no, non è vero! Ma voglio dipingere! Tu mi rovini sempre il divertimento! Per favore, non piangere! Ecco, prendi questa penna! Puoi fare un bel disegno! Ok, posso farlo! So esattamente cosa fare! Vedrete che sorpresa! È la mia mano, vi piace? Wow, geniale! Mi è venuta l'ispirazione! Iniziamo! Disegno il contorno della mano, poi traccio due linee orizzontali, poi aggiungerò alcuni dettagli, vedrete che sorpresa! Ora devo disegnare un becco e un'ala. Sta iniziando a prendere forma! Poi devo colorarlo. Userò il rosso per il becco. Voglio che sia luminoso e colorato. Deve avere un aspetto esotico. Ho finito! Ed è proprio quello che volevo. Guarda un po'. Non è male, eh? Ehi, nonna! Guarda! L'ha fatto con la sua mano! Wow, com'è talentuosa! Oh, niente di che. Ora vi stupirò. Appoggio la mano sul foglio con il pollice in fuori. Poi segno il contorno, ma lascerò un piccolo spazio su un lato. Qui farò una linea ondulata. Poi disegnerò una faccina felice sul pollice. Carina! Poi mi serviranno due piccole antenne. Traccerò delle linee lungo il pollice. Una volta fatto questo, trasformerò la mano in una foglia. È un processo piuttosto semplice. Ora posso colorare. Userò il verde per la foglia, il colore perfetto per il mio bruco. Wow, ho fame! Gli colorerò la lingua di rosso. Wow, è impressionante! Mangia, piccoletto! Non è male, ma il mio uccello è meglio. Lo scopriremo presto. Sei tu a scegliere la vincitrice. Wow, che responsabilità! Mi piace questo uccellino grazioso! Ahem, da questa parte. Ehi, nonna, credo di aver preso una decisione! Oh, ok, la vincitrice è... entrambe! Davvero, wow! Ben fatto! Sei così morbido e soffice! Posso tenerlo io? Oh, mi è venuta un'idea! Disegno un gatto, speravo lo dicessi! Non è così in fretta, rendiamolo più interessante! Stavolta con gli occhi bendati! Cosa? Ma dai! Aspetta, ce n'è solo uno! Dobbiamo condividerlo? Giochiamocela! Il perdente lo indossa, vuoi giocare con me? Ok, mi sembra giusto! Vai! Ho vinto! Woohoo! Non essere un cattivo vincitore! Finiamola con questa storia! Non ci vedo senza occhiali! Ho paura del buio! Dov'è la penna? Ah, l'ho trovata! Speriamo vada tutto bene! Com'è la situazione? Preferirei non dirlo! Meglio iniziare! Come devo fare? Aspetta, cos'è? Questo problema matematico potrebbe aiutarmi. Ecco, questa è la risposta. Chi avrebbe mai pensato che la matematica fosse così utile? Ecco, inizierò disegnando un 5. Poi due zeri qui. Aggiungerò delle linee all'interno degli zeri. Questo cerchio grande sarà il muso del gatto. Aggiungerò un naso e dei baffi. E poi due occhi assonnati. Poi disegnerò le orecchie. Farò il giro e collegherò i 5. Poi disegno una coda. Mica male, eh? E ora un po' di striscette, su tutto il corpo. Una volta finito procedo con i colori. Per le strisce userò un marrone scuro e colorerò il corpo di marrone chiaro. Darà un bel contrasto. È perfetto! Dai un'occhiata!
Ti ricorda qualcuno? Wow, è come guardarsi allo specchio! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Come sta andando? Ho un buon presentimento! Anzi no, non è il mio lavoro migliore! Se socchiudi gli occhi sembra un gatto! Seriamente? Direi che qui è chiaro chi vince! Dai, dillo! Beh, Lizzie, aspetta! Ho fatto del mio meglio! Non essere triste! Non so cosa fare! Ok, hai vinto tu e anche tu! Mi prendi in giro, davvero! Funziona sempre, è uno scherzo! Non vedevo l'ora di farlo, non c'è niente di meglio di una tazza di tè caldo! Oh, quasi dimenticavo, ci va qualcosa vicino! Un gustoso lecca lecca! Che ne dite? Credo di essermelo guadagnato! Cosa dovremmo farci con quello? Sto provando a pensare, mi sto spremendo! Oh, ho un'idea! Ho il mio lecca lecca! Lo tenevo per dopo la lezione, ma questo è più importante! Lo metto qui! Posso usarlo come modello, è una buona somiglianza! Ora lo colorerò di blu! Userò il rosso per il bastone! Mi fa venire l'acquolina in bocca! Uso un pennarello bianco per fare i riflessi! Poi posso usare una matita normale per fare le ombre! Lo rende più realistico! Non mi serve più! Ehi! Sì? Questo è per te! Davvero, è molto gentile da parte tua! Mi piacciono i lecca lecca! Non riesco a prenderlo! È un piccolo oggetto scivoloso! Cosa c'è che non va? Ci è cascata con tutte le scarpe, è un disegno! Mi hai presa in giro! Beh, chi la fa l'aspetti? Inizio piegando un foglio di carta, voglio fare una piega! Poi disegnerò attraverso la piega! Voglio che assomigli a un lecca lecca! Questo sarà il bastone! Ora posso aggiungere il colore. La metà superiore sarà rossa, poi la metà inferiore verde. Aggiungerò alcuni dettagli, voglio che abbia un bell'aspetto. Ora aprirò il giornale. Traccerò una lunga linea rossa. Voglio unire le due metà. Ora cambierò colore. Voglio creare un effetto arcobaleno, è proprio quello che volevo. Poi richiuderò il foglio. Divertente! Questo bisogna vederlo. Tutto qui. Oh, per favore! Aspetta, c'è qualcosa che non va! Non riesco a tirare sulla carta! Che cosa sta succedendo? Non lo so, è colpa tua, vero? Cosa? Non ho idea di cosa tu stia parlando! Non è finita! Io credo che lo sia! Wow, guarda qua, geniale! Dovresti essere molto fiera! E tu, Lizzie? Aspetti! Sto aspettando! Mi dia solo un secondo! Sono delusa, Lizzie! Beh, hai vinto! Oh, grazie! Che cosa cattiva! Oh, scuola! A volte sei facile, a volte difficile. A volte gli insegnanti sono gentili, a volte cattivi. Buongiorno, classe! Spero siate pronti per la lezione! Mettiamoci al lavoro! Meglio iniziare a prendere appunti. Meglio stare attenti. Ed è così che si risolve l'equazione, ragazzi. Cosa? Ho chiuso gli occhi solo un attimo. Come fa a scrivere così veloce? Dobbiamo sbrigarci. Molto bene, vedo che avete capito. Ora cancello. No, aspetti! Prima facciamo una foto. Perfetto, mi raccomando, fate i compiti seguendo l'equazione. La lezione è terminata. Non ho capito nulla. Buongiorno, ragazzi! Parleremo di storia antica. Bene. Fatemi arrivare alla cattedra. Altro che antico. Non impareremo nulla a questo ritmo. È bloccato? Ehi, prof! Devo ricordarmi di innaffiare le azalee. Eh? Dove sono? Ah, sì, in aula. Ok, dov'ero rimasto? Ah, sì, insegnavo la storia a voi studenti. Storia antica, se ricordo bene. Finalmente, almeno inizieremo a studiare qualcosa. Leggerò dal capitolo 7.
Prof? Oh no, 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 è morto! Ci serve aiuto! Ok, dove ero rimasto? Oh, meno male, è vivo. Sono felice che stia bene. Nei tempi antichi... Oh, ok. Sembra che sia tutto per oggi. Bene, chi è pronto per un po' di chimica? Matt, svegliati. È tempo di reazioni chimiche. Versiamo questo nella provetta. E poi quest'altro. Aggiungiamolo al primo prodotto e osserviamo la reazione. Vediamo, questo è il prossimo? Sì, lo ha appena bevuto. Figo, vero? Non dimenticate gli occhiali. Oh no, farà di nuovo saltare in aria qualcosa. Questo qui è l'ultimo componente del nostro esperimento. Preparatevi per della scienza scoppiettante. Ci siamo! Lo sta facendo? Ha funzionato? Ah, che botto! Scienza! Questa materia è sia ridicola che fantastica! Di nuovo l'allarme! Conoscete la procedura? Penso sia meglio evacuare. Sono contento di vedervi in orario. Oggi sarà una lezione importante. Cosa? Che sta dicendo? Non lo sento. È silenzioso per essere un insegnante. È ridicolo. Ma credo d'avere un'idea. Un microfono qui e un altoparlante qui e qui. Ok, sei pronta? Alzo il volume. E come ho detto, questa è una fallacia comune. Ed è importante prestarvi attenzione. Ottimo lavoro, Matt. Così va meglio. Oh, meglio stare zitti. Sta arrivando. Molto bene, ragazzi. Non voglio sentir volare una mosca. La biologia è la materia più importante al mondo. Ora ascoltate. L'argomento di oggi è fondamentale. Meglio prendere appunti. Il DNA è il mattone della vita, e non solo per clonare dinosauri. No, Matt, trattienilo. Chi osa disturbare? Va tutto bene, prof. Bene, torniamo alla lezione. Il DNA mi fa agitare. Meglio mettermi comodo. Si scrive con una S o due? Oh no, m'è caduta la penna! No! Mi dispiace, non volevo farla cadere. Chi è che disturba? Nessuno può far rumore qui! Mai sentita peggio in vita mia. Meno male che ho portato la visiera. Hai ragione, è esilarante. Sedetevi, ragazzi. Matt, perché non vieni qui? Oh, cavolo. Odio andare per primo. Bene, per favore, parlaci della tua ricerca. È uno studio sulla prevalenza di fossili di dinosauro con piume. Cavolo, come si chiamava quel dinosauro? Sì, ok, ricordo. Wow, ucciderei per questi stivali? Ah, di nuovo, continuo a dimenticare. Ma non sta nemmeno prestando attenzione. In questo caso, beh, mi renderò la vita facile. Sì, molto interessante, continua.
potrai trovare gli stivali in saldo. E questa era la mia ricerca, grazie. Ehi! Ehi! Ottimo lavoro, davvero ottimo. Ora puoi tornare a posto. Oh, ehi, Jen! Calma, per favore. La lezione sta per cominciare. Oggi faremo un test. Cosa? Un test? No! State tutti calmi e tranquilli. Mi scusi, prof, una domanda? No, no, niente domande. Ma fa sul serio? Matt, guarda il tuo foglio. Ok, lo piego e lo faccio scivolare verso di lui. Vi ho visti, non provateci più. Allontanate i banchi. Ok. Oh. Oh, scusate. Oh, scusate, sbagliato aula. Non volevo disturbare. Chissà se Zoe sa la risposta. Matt, che ti ho detto? Ti tengo d'occhio. Non fare il furbetto. Toglietevi di mezzo. Eh? Ma che... Non ci credo. Oddio, io me ne vado. Che succede? Non ho tempo per questo, ho altro da fare. Ho appena avuto un brivido di freddo. Ah, ecco, ora si spiega. Mercoledì, per favore, vieni. Togliamo questo. Cosa posso fare per te? Dobbiamo parlare. Ho qualcosa per lei. Cos'è? Cose speciali, spero le piacciano. Che succede? È spazzatura. Che puzza, è disgustosa. Perché fai una cosa del genere? Sciò, vai via. Ci sono un sacco di mosche. C'è qualcosa che non va, l'ho preso proprio per lei. Mi sei mancata. Davvero, che cosa carina. Ti ho pensato tutto il giorno. Sei tutto per me. Come sei romantico. Non voglio mai starti lontano. Sento lo stesso per te. Mi rendi davvero felice. Dammi un bacio. Oddio, disgustoso. Questo è più importante. Mercoledì è nei guai seri. Portatemela, pago bene. E per voi due piccioncini, vi osservo. Lei dice così, ma non fermerà mai quello che proviamo. Dove eravamo? Stavi per baciarmi? Mercoledì sì che sa come rovinare un momento, ma siamo solo io e te. Così mi piace. Dici sempre delle cose dolcissime. Non possiamo più sprecare tempo. Mi leggi nella mente davvero? Vieni qui! Fai finta di niente. Serpenti? Scusa, avrei dovuto dirtelo. Spero nessuno abbia visto niente. Può essere il nostro piccolo segreto. Devo mantenere la mia reputazione. Oh, sei davvero adorabile. E ora finiamo di baciarci. Aspetta, cos'è? Stai vedendo anche tu, vero? Non fate caso a me. La tua ragazza non funziona. Una roba del genere non si vede tutti i giorni. Oddio, non lo avrò mai questo bacio. Ehi, mano, come va? Io? Sto giusto guardando il pittore. Mi rilassa, sai? Ma mi diverte anche. Sai cosa fare? Devi essere veloce. Fai in modo che non ti veda. Ecco, lanciagli il portafoglio. In modo che lo veda. Cos'è stato? Wow, un portafogli. Questo è il mio giorno fortunato. Lo prendo. Ehi, torna qui. Che strano. Riproviamo. Oh, per poco. Non puoi scapparmi così facilmente. E ora non ti muovere. Non pensavo ci volesse così tanto. Non spaventarti, portafoglio, sono tuo amico. Finalmente è andato via. E ora inizia il divertimento, devo riscaldare la vernice. Preso, ne è valsa la pena. Devo asciugarlo. Solo un altro po'. Ecco,
Sono un artista con il phon, ma bisogna ancora lavorare parecchio. Tolgo la vernice dal secchio. Ci metto dentro queste lattine di soda, devo fare in modo che sia convincente. Aiuteranno a sostenere la vernice. Non voglio che cada sul fondo. Ne asciugo un altro po'. Ok, dovrebbe bastare, poi metto la vernice nera sopra. Shh. Ah, che bella giornata. Chissà se la vernice è finita. Vediamo. Ecco qui. Che stai facendo? Non è finito. Non si trova gente che abbia voglia di lavorare. Prendo questo pennello e... Cosa? Proprio come avevo immaginato. Ehi, basta! Torna subito qui! Dove stai andando? Non andartene! Mano, sei lì dentro? Sto entrando. Non ti preoccupare, non mi ha vista nessuno. Dove sei? Come posso infastidire la preside? Devo pensarci bene, deve essere perfetto. Ci sono un sacco di cose che potrei usare. Difficile scegliere. Mano, dove sei? Ho bisogno del tuo aiuto. Ti sei appena mossa. Ah, eccoti. Hai qualche scherzetto come asso nella manica? Sono senza idee. Cos'è? Dove? Ok, tu lo sai meglio di me. Aspetta. Ah, puoi correre, sì, ma non nasconderti. Sapevo che ti avrei trovato alla fine. Sei nei guai belli grandi, Mercoledì Adams. Ah, sì. Non va per niente bene. Non posso permettere che succeda. Aspetta, so cosa fare. Mi servono questi cavi. Li metto sulla maniglia. E ora aspettiamo. Puoi correre, ma non puoi nasconderti. Cosa farei senza di te? Siamo una squadra troppo forte. Dammi qua. Usciamo di qui. Mercoledì, dove sei? Palesati! Ti prometto che non esagererò. Stai solo peggiorando le cose. Aspetta che prendo quella ragazza. E la prenderò. Un lecca-lecca gigante. Credo di meritarmi una ricompensa. Fare scherzi alla preside mica è facile. Ehi, mano! Sta venendo da questa parte? Meglio nascondermi. No, qui non va bene. Mercoledì, vieni fuori! Vieni fuori ovunque tu sia! Devo fare qualcosa. Che devo farci con questa cosa? Oh, ci sono! Dobbiamo sbrigarci. So che è vicina. Riesco a sentirla. Pensavo fosse qui. Devo essermi sbagliata. Oh, beh, sto bene. Questo lecca-lecca è davvero serio. Dovrei prenderne altri. Mi assicurerò che i bambini sappiano che a scuola non sono ammesse caramelle. Quanto mi rende felice rovinargli il divertimento. Dato che sono qui, quando scappa, scappa. L'ho trattenuta tutto il giorno. Sarà un disastro. Forza, dai! Non avrei mai dovuto mangiare sushi dal benzinaio. Oh, che puzza. Finalmente è finita. Mi sento debolissima. Mi sento più leggera. Ma non consiglierei di andare in bagno dopo questo, ecco. Sono contenta che nessuno mi abbia sentita. Ho i guanti. Non c'è bisogno che mi lavo le mani. Meglio se torno al lavoro. Aspetta, quello è un lecca-lecca. Da dove è uscito? Ci deve essere una spiegazione. Alieni o mercoledì? C'ero quasi. Ma almeno non mi ha vista. Questa donna ha bisogno di fibre. È incredibile. Davvero, hanno dovuto chiudere i bagni. Davvero! Si sono dovuti mettere le tute per proteggersi dalle scorie radioattive. Per fortuna non c'ero. Che sta succedendo? Niente davvero! Aspetta, questo non è il laboratorio di scienze. Dov'è mercoledì? È andata via? Wow! Guarda! Mercoledì! In carne e ossa! E ho portato le caramelle, servitevi pure. Wow, sembrano buonissime! Cosa stiamo aspettando? Voglio tutto! Assurdo! Facciamo la pioggia di caramelle!
Woohoo! Sei la migliore! Lo so, lasciatene un po' anche per mano. Le piacciono tanto i marshmallow. E si arrabbia se finiscono. Che noia questa lezione! Mi si chiudono gli occhi. Come fa Tina ad addormentarsi così? Ehi, Lexi! Che c'è? Credo che dovremmo divertirci con Tina! Stai dicendo quello che penso? Ah sì? Ci sto, facciamolo! Shh, non svegliarla! Qui, ecco il punto! Ok, sono pronta! Possiamo usare questo! Esatto! Mettiamo la bottiglia sul quaderno! Hai la fascia! Ok, ci siamo! Sarà bellissimo! Non vedo l'ora! Sta per succedere! Ecco qua! Cosa è successo? Sono fradicia! Oddio, troppo divertente! Siete state voi! Che disastro! Il compito peggiore che abbia mai visto! Cioè, nemmeno il nome ha scritto bene! Questo è un 4! Come si fa a sbagliare così tanto? Andiamo avanti! Peggio mi sento! Oh, aspetta! Questo va bene! Sono sorpresa! Un 10 pieno! Wow! Ci sta volendo una vita! E ancora manca un sacco! Ho bisogno di una pausa! Ci sarà un modo più facile! Aspetta! Credo di sapere cosa fare! Mi serve un anello come questo! Applico la colla sulla superficie. Poi ci attacco un pezzetto di gomma piuma. Poi disegno il voto 4 con la pistola. Faccio con calma. Non voglio che nessuno valuti le mie capacità artistiche. Sembra ok. Faccio un altro cerchio. Stavolta col voto 10. Così sarò più veloce. Mi metto gli anelli. E ora diamo i voti. Premo l'anello sul foglio. Wow, ha funzionato, sì! È molto più facile! Ed è un modo per tenere a bada lo stress. E ora il prossimo compito. Aspetta, ho già finito. I miei gioielli preferiti. E ora posso rilassarmi. Finalmente è andata via. Dai, veloce! Ma cos'è? Che strano questo anello. Liam, guarda! Cos'è? Ho trovato un anello. Carino. Guarda, ce n'è un altro. Mi sta perfetto. David, guarda! Wow, che bello! Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Non ti muovere. Ah, e perché? E dai, mica è giusto! Ora sei nei guai! Fatti sotto! Ma che... Ragazzi, smettetela! È il meglio che sai fare! Smettetela! Che credete di fare? Ha iniziato lui! Che ridere che fai! Anche tu! C'è poco da ridere! Datemi gli anelli! Forza, datemeli! E ora via di qui! Facevano ridere, in realtà! Qualche altro adesivo e il quaderno sarà pronto! Gli unicorni non bastano mai! Wow, ha un aspetto magico! Meglio andare in classe! Non vorrei arrivare in ritardo! Non vedo l'ora di far vedere il quaderno a tutti! Saranno tutti invidiosi! Lo metto qui! Cosa? E quale sarebbe l'idea geniale? Hai copiato il mio quaderno? Ma di che parli? Aspetta un secondo. Oh! Me ne vado! È andata via! Che imbarazzo! Non ci credo, stesso stile! Aspetta, so come sistemare! Mi serve solo questa penna! Inizio disegnando un cuore su questo post-it! Poi inizio a colorarlo! Questo rosso è perfetto! Aggiungo qualche sfumatura per farlo risaltare e poi lo taglio. E ora lo attacco sulla carta forno e lo copro con lo scotch. Lo appiano perché non voglio ci siano pieghe e ora posso tagliarlo. Taglio leggermente più in fuori del cuore. Ho fatto altri disegni e ora posso ridecorare il quaderno. Inizio con la fragola. Tolgo la carta forno e lo attacco al quaderno. Molto meglio, come mi piace! Altro che unicorni! Ciao Naomi, come va? Bene! Wow, che belli sticker! Sono strepitosi, non è vero? Li ho fatti io! Guarda, Lexi ha gli stessi! Oddio, che strano! Questa cosa deve finire adesso! Può esserci un solo quaderno con gli sticker! Decide Naomi! Cosa? Ah! Scherzetto! Sì!
sì, è stato divertente. Andiamo in classe. Ah, che giornata. Finalmente mi rilasso. Una lista di cose da fare. No. Numero 1, pulire la camera, fare i compiti. Non è giusto. Facciamola finita. Potrebbe volerci un po'. Forse posso saltare direttamente al 2. I compiti non sono mai divertenti. Che altro devo fare? Oh, Nino. Ehi, cucciolo. Era meglio rimanere a scuola. Ehi, mamma. Ecco il mio metto speciale. Ti servirà questo. Oddio, grazie. E non dimenticare la lista? Dico sul serio. Certo che no, purtroppo. Volevo solo giocare ai videogiochi. Non ho mai tempo per me. Forse potrei giocare un pochino. Devo pur divertirmi, no? Liam, come va con la lista? Oh, Liam! Guarda che disastro! Io non raccolgo nulla. Troppe cose per la lista, era così facile. Sì, fammi vedere questo pop-it. Penso di sapere come rendere più interessante questa lista. Torno subito. Per prima cosa devo tagliare una parte di pop-it, questa parte qui. E ora mi serve la lista, mi serve un evidenziatore. Premo altri due evidenziatori sulla punta, così si mescolano i colori. Così quando scrivo viene un fantastico effetto colorato, così. Credo sia pronta. È ora di farla vedere a Liam. Ah, sta ancora dormendo. Rimango alla porta. Meglio fare piano. Dorme come un bambino. Ma non per molto. Cos'era? Aspetta, è diverso. Vediamo. Sembra divertente. Aspetta, prima devo mettere la camera in ordine. Devo pulire più spesso. Non lo sapevo. Nino, che schifo. Bella passeggiata. E ora posso premere il pop-it. Ho fatto tutto. Mamma? Sì, tesoro? Wow, tutto pulito. Si vede anche il tappeto. Che bravo che sei. E dai, non voglio più aspettare. Stai bene? No. Devo superare questo esame. Mamma, papà, guardate, ho preso 10 più. Sapevo che sarebbe stato facile per te. Siamo molto fieri di te. Sei quello intelligente della famiglia. Sarei un eroe. Oh, eccoci. I risultati sono pronti. Speriamo sia un buon voto. Credo di star per vomitare. Devo dire che sono sorpreso. Eccoti, Lexi. Ecco il tuo, Liam. Non voglio vedere, ma devo sapere. Vai prima tu, Lexi. Ok, è solo un voto. Wow, ho preso 10 più! Non ci credo! Improvvisamente non mi sento più sicuro di me. Speriamo bene. Qual è il peggio che possa accadere? Ma non ci credo, ho studiato un sacco! E ho preso solo 4! È un disastro! Mamma e papà saranno delusi. Un 4? In questa casa? Io non ho figli! Vattene via! Non voglio asini sotto al mio tetto! Forse è un po' drammatica. Non voglio diventare un senza tetto. E ora che faccio? Cos'è questa roba? Oh, una vecchia gomma. Che schifo. Questa giornata non fa che peggiorare. Aspetta, so come prendere un voto migliore. Vale la pena provare. Ma mi servirà questa penna. E una pistola per colla caldo. Metto la colla alla fine della penna. Copro il retro così. Deve essere spesso. Ok, basta così. E lo premo sul voto. Poi applico un po' di pressione. Aspetta, non sta guardando nessuno, vero? E ora alzo la penna. E il 5 è sparito. Wow, è stato facile. Prendo una penna rossa. Un 10 più. Realistico. Poi aggiungo un cerchio per coprire il segno della colla. Non se ne accorgerà nessuno, sono un genio. Chi ha bisogno di studiare? Mi sa che questa gomma ha ancora un sapore. Menta, lo faccio vedere a mamma e papà. Oggi facciamo il compito di matematica. E sarà difficile. Molto difficile. Ho studiato un sacco, posso farcela. Ah, odio la scuola. Preferirei andarmene al parco. Come va, nerd? Buona fortuna con il compito. Ne avrei bisogno. E il test inizia ora. Oh, ok. Wow, difficile. Perché ti stressi? È solo un test. Oh, questo è facile. Devi solo essere preparata.
Ho le risposte a portata di mano. Perché studiare quando puoi barare? Non avrei mai passato, se no. A quanto pare il compito andrà bene. Ok, iniziamo. Dovrebbero copiare tutti agli esami. Oh no, ho un vuoto totale. Lexi, ehi, non puoi farlo. Bassa la voce e concentrati sul tuo di compito. Ma non è giusto. Lo so. Ops, mi è scivolata la penna. Hai fatto cadere tu la mia penna. È stato un incidente. Beh, meglio che non risucceda. Non ho tempo per questa cosa. Devo sbrigarmi, le faccio vedere io. Come sei immatura. Ehi, perché lo hai fatto? Gli imbroglioni non vincono mai. Sì, beh, io prendo i tuoi occhiali. No, mi servono, non vedo nulla. Per fortuna ne ho un paio di riserva. Smettila di fare la cattiva. Certo. E ora che faccio? Non riesco a leggere le risposte. Aspetta. No, non aiuta. O forse no. So come risolvere. Uso questa penna per colorare le lenti. Così dovrebbe andare, ok? Proviamo. Li tengo sopra il foglio con le risposte e la risposta si vedrà come per magia. Sembrano un paio di occhiali da sole. Meglio finire il compito. Ah? Cos'è stato? Ehi, Lexi, è per te. Per me? Davvero? Chissà cos'è. Non vedo l'ora di scoprirlo. Oh, Miles, ci stai provando? Ma non posso negarlo, sono troppo forte. Dovremmo uscire dopo. Punizione! 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 Che cosa? Oh, ok. Vado via da qui. Questo è quello che pensi tu? A cosa serve la matematica? Ok. Tutto quel gesso. Whoops. Ora basta. Shh. Era solo uno starnuto. Il gesso non soleticherà il mio di naso. Ah, ottimo. Oh! Ecco come si starnutisce. Non credo sia salutare. Ora, dove eravamo? Divertiamoci un po', che ne dici? Ci sono quasi? Sì. Hai paura di starnutire, eh? Niente di meglio di qualche spezia per soleticare il naso. Devo fare molta attenzione. Basta una sola goccia. Questa è molto più divertente della matematica. E fatto! È pronto per essere usato. Non vedo l'ora. Phew! Il raffreddore non mi dà pace oggi. È una cosa incredibile. Oh, oh, oddio! Achoo! Wow! Oh! Aia! La mia faccia! Oh! Accidenti! Achoo! Avrebbe dovuto avvisarmi! Non voglio starnutire più! professore? Cosa ci fa lei qui? Occhio! Come no? Achoo! Mi dispiace tanto, professoressa! Aspetti! Oh, wow! Ma, oh, sono così imbarazzato! Huh? Salsa piccante! Oh! Salsa piccante! Olivia! Punizione! Oh, non sa stare a uno scherzo! Una pazza! Se solo la matematica potesse abbracciarmi! Potrebbe mai essere più noioso! Non sta nemmeno prestando attenzione! Il che significa che è tempo di divertirsi! Ma no! Sul serio! Molto bene! Devo bagnarlo tutto. Cosa diavolo? Non credo proprio. È un progetto scolastico, professore. Come se uno sguardo maligno potesse fermarmi. Penna numero 2 in arrivo. Cosa sta succedendo laggiù? Smettila. Smettere cosa? Non c'è niente da vedere qui. Sto solo scherzando. Qui piove colla. E ora del glitter!
Guarda che casino, non è fantastico? Sulla mia scrivania è come Natale! Olivia! Quando è troppo! Che cosa? Non sto facendo niente di male! Credi che io sia nato ieri? È solo la solita cancelleria! No, dammi qua! Ma ce l'ha con me! Guarda la sua faccia compiaciuta! Professoressa, ma non è bellissima oggi? Questo è per lei? Wow, per me! Voglio vedere mentre lo apri! Immagino di poterla accontentare! Oh! Accidenti! Professoressa, è colla! Ed è finita nei miei capelli! No! Ah, che spettacolo! Tu! Punizione! Che cosa? Ancora? Io? Ma dai! Vado! La lettera A è incredibilmente versatile. Ora vediamo. Odio l'inglese. Qualche domanda? Oh, ti sto annoiando? Ehi, svegliati! Oh, questa è la scuola, non la tua camera da letto. Svegliati subito! Non mi dai scelta! Niente più sonnellini! Era proprio necessario! Molto meglio! Sono sveglia ora! Gli piace quel megafono, eh? Gli darò un assaggio della sua stessa medicina! La prossima volta che la userà, otterrà molto più di quanto si immagini! Sono geniale o cosa? Devo solo rimetterla a posto, lentamente! Facile! Ecco, ora mi godrò lo spettacolo! Capito? Dormi di nuovo! È semplicemente ridicolo! È ora di svegliarsi! Claire! Cavolo! Funziona ogni volta! Ciao! Oh, grazie per avermeli portati! Hai qualcosa proprio lì? Qui? Ho capito! No, sul mento! Le labbra? No, è un po' ovunque. Ora va meglio. Ti faccio vedere. Oh! Io, questo è troppo divertente! Che cos'è? Inchiostro nero! Ah, cascato! Che figura! Oh no! Mi dispiace, ne parleremo più tardi. E tu? Punizione! Adesso! Io? Punizione! Ne è valsa la pena, come vuole! La mia vita è rovinata! Non posso credere di essere ancora sveglia! Sfruttiamo la situazione al meglio! Posso fare lo scherzo perfetto! Ups! Olivia? Ups! Cosa sta succedendo qui? Beh, dammi qua. Ok. Stupidi scherzi. Ora come faccio a stare sveglia? Come fanno a ridere per queste stupidaggini? Ora torniamo alla matematica. Lei di nuovo. Grazie. Si sieda. Si siederà lì per davvero? Aspetta! No! Oh mio Dio! Accidenti! Mi dispiace così tanto! Non potrò più mostrare la mia faccia! Tu! Io! Tu! Punizione! Non è stata nemmeno colpa mia! Qui non c'è mai giustizia! Ah, come ho potuto lasciare che accadesse? Non troverò mai l'amore! Ah, sono così annoiata! Chissà quanto potrò allungare questa gomma! Probabilmente fino al prof! Ma guarda quegli stupidi baffi! Gomma da masticare, sul serio! Che cosa? Non è niente di che! Ho detto niente gomma! Beh!
Che cosa? Oh, i miei occhiali, i denti! Oh. Non li trova? Ma io sì! Non riesco a vedere niente! Presi? Che schifo! Farò in modo che non vadano da nessuna parte! Solo qualche piccola goccia! E ora serve qualcosa di appiccicoso! Delle gomme! Questi denti hanno bisogno di una sistemata, ecco qua! Ah, i miei occhiali! Ecco qua! Fiu, molto meglio! I miei denti! Ta-da! Ecco! Ora tornate al lavoro! Buongiorno e salve, ragazzi! Eh? Accidenti! Ti ho portato uno spuntino! Che dolce! Oh! Oh! Che cosa? I tuoi denti! Che figura! Sì? I tuoi denti! Sono belli, eh? Non lo capirà mai! Aspetta, non capisco! È troppo forte! Oh, che cavolo! Perché continuavo a parlare dei miei denti? Oh no! Mi sento davvero strano! Tu! Io! Punizione! Per cosa? Oh, ok, vado! Questa ragazza mi sta rovinando la vita! Ah, che noia! Lo dite a me? Allora cerchiamo di resistere! Per lei è facile! Credo sia il momento di uno spuntino, vermi gommosi! Io faccio un pisolino. Fammi sapere se succede qualcosa. Gommoso! Mindy? Ah, sta russando! Un momento! Ho un'idea! Prendo il mio verme gommoso e lo attacco all'unghia di Mindy. Non voglio svegliarla, non ancora almeno. Wow, guardate un po'! È ora di svegliarla! Solletico, solletico! Oh, che succede? Stavo facendo un sogno fantastico! Aspetta, che è successo alle mie unghie? È così strano! Toglimeli di dosso! Ah, fregata! Sono caramelle! Forse non è poi così male! Buone! Puoi farmi la manicure quando vuoi! Sono buoni, eh? Questo colore mi si addice! Devo prendere i libri per la lezione. Ecco, Justin, è semplicemente perfetto, è l'uomo dei miei sogni. Penso che sia tutto. Meglio che vada. Non voglio fare tardi. Ah, il mio cuore, è così bello vederti. Aspetta, perché sta parlando con Justin? È tanto che non ci vediamo. Dovrei esserci io lì accanto a lui. Non è giusto. Sono così arrabbiata in questo momento. Guardateli! Sei così divertente! Sì, me lo dicono spesso. Sei così divertente! Pensa di essere speciale. Giornata rovinata! Aspetta, credo di sapere che fare. Sì, potrebbe funzionare. Sarà divertente. Comincia la lezione. Chissà che impareremo oggi. Justin, aspettami. È l'ora dello spettacolo. Oh, ehi! Ti spiace se mi siedo qui? Ci siamo! Spero che la mia mira sia buona! Vai, cacca, vai! Sì, centro! Fantastico! Ma che... Cacca! Oh, che schifo! Devo andare! Ricordati di me, Justin! Ok, finalmente se n'è andata, questa è la mia occasione! Che è successo? Sembra che questo posto sia libero! Ok, questa non mi serve più! Ciao, Justin! Mindy, ehi, non crederai mai a quello che è successo! Io penso di sì! Questo libro è interessante, non riesco a metterlo giù! Chissà che succede dopo! Adoro questo filtro, è carino! Cos'altro c'è? Non mi convince, proviamo qualcos'altro! Ah, guarda un po'! State pensando quello che penso io? Mettiti in posa, Justin! Sarà divertentissimo! La invierò a tutta la scuola! Aspetta, cosa? È così imbarazzante! Ehi, invia! Fatto, ora aspettiamo! Ah? Che cos'è questo?
Ma dai, esilarante! Hai visto la foto di Justin? Era orribile! Che cosa... Mindy, ma... Per me stavi meglio! Non era divertente, Mindy! Secondo me sì, torno subito! Perché ha fatto una cosa simile? Ehi, guarda un po', ha lasciato il telefono! E se... Mi è venuto in mente un piano! Avrò bisogno di questo DVD! È il momento della rivincita e mi divertirò! Rompo la custodia del DVD! Voglio ridurla in frantumi! Perfetto, è quello di cui ho bisogno! Poso il telefono di Mindy sul pavimento e ci spargo i frammenti di plastica intorno! Ora aspettiamo! Eccola che arriva! Devo fare il vago! Ci voleva proprio una bibita! Dov'è il mio telefono? Era qui! Justin, hai visto il mio telefono? Ah? Eh? Cosa? Non lo so. Temo sia caduto. Cosa? Scherzi? No, il mio telefono! È rotto! Ho paura di guardare! Cosa? Come? Non capisco. È tutto intero? Che sta succedendo? Ah, eri così preoccupata, ti ho fregata! Avrei dovuto saperlo! Non finisce qui! Ah, sono così nervoso! Il test sta per cominciare ed è davvero difficile! Sapevo che avrei dovuto studiare! Il tempo scorre! Augurami buona fortuna! A me no? Ok, quanto può essere difficile? Ok, parecchio! Sapevo che sarebbe successo, non ci riuscirò mai! Lo so! Ho finito! Ecco a lei! Forza, dammelo! Mindy, sono così deluso! Ti becchi una bella F! C'è solo una cosa da fare! Non muoverti! Cosa sta facendo? No! Mi metta giù! Per favore, parliamone! Ho tanta fame! Ah! Ma alla litosi! Oddio, che strano! Come faccio? Mettete giù le penne e consegnate! Forza, sbrigatevi! Perché deve succedere a me? Spero che ne rimanga sorpreso. Ne dubito. Finiamola con questa storia. Stiamo ritardando l'inevitabile. No, non posso guardare! La prego, non mi mangi! Eh? Cos'è successo? Cosa? Wow, è pazzesco! Si è fermato tutto! E adesso? Un momento. Ho un'idea. Posso usare la colla e l'inchiostro. Facciamolo! Rimuovo lo stick di colla e ci metto l'inchiostro. Senza rovesciarlo. Wow! Adesso la parte successiva. Ci metto sopra il foglio e poi lo capovolgo. Io ce l'ho fatta! Lo appoggio con cura sulla scrivania. Ok, credo di essere pronta. Torniamo alla normalità. Ah? Sembrava che il tempo si fosse fermato. Questo da dove sbuca? Così non posso correggere. Ah, oh, è pieno di inchiostro, sta andando dappertutto e sta rovinando il test. Che disastro. Com'è successo? Sì, ha funzionato e voglio dire che disdetta. La campanella, la lezione è finita. Devo andare, ci vediamo. Aspetta il test. Ok, ho quasi finito. Ah, un pezzo da museo. Ma che cosa sta disegnando Justin? Oh, è più bello del mio. Se lo guardo meglio, forse no, figuriamoci. Torno subito. Devo buttare questi nel cestino. Perché non sono così bravo? Un attimo, posso diventarlo. Mi serve soltanto della pellicola. La poso sul disegno e usando un pennarello ripasso solo i contorni. È facilissimo, sono un genio. Sarà una tecnica dei grandi artisti. Non è copiare, ma trarre ispirazione. Adesso sollevo la pellicola e la sposto su un foglio bianco. Con un mattarello trasferisco l'inchiostro. Ta-da! Stupendo! Guarda, Justin! Wow, è uguale al mio! Bellissimo! Siamo proprio talentuosi, eh? Batti bello! Sì, del resto siamo migliori amici. Questi compiti sono difficili. Aspetta, ma che...
Non capisco niente, non ha alcun senso. Oddio, troppe formule! Andatevene! Ah. Sei bocciato, Justin, quanto mi diverto! No! Che cos'è questo chiasso? Au! Credo che mi verrà il livido. Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa. Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente! Sicuro mi bocceranno! Ah, che male! È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto. Cavolo, che bernoccolo! Devo stare più attento. Ah, molto meglio! Papà, questo è più importante! Prenderò un brutto voto! Basta studiare! Ci provo, ma è inutile! Aspetta, ci sono! Bravo, figliuolo! No, parlo dei cerotti! Con questi risolverò ogni problema! Addio, brutti voti! Ah, rimuovo il cuscinetto! E ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta! Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta! Farò faville stavolta, sì! Ah-ah. Oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne! Beh, il compito lo fai comunque. Oh, certo, non vedo l'ora. Buona fortuna, ti servirà. Lo dice lei. Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, eh? Ma non era l'ora di arte? Ah, non ho studiato. Non lo passerò mai. Aspetta, il prof è distratto. È la mia occasione. Devo solo stare attento. Come farei senza di te? Proprio quello che ci voleva. E così arrivate alla soluzione. A questo punto... Che succede laggiù? Un telefono? Ah, sono invincibile. Sicuro? È lì da tanto. Da quando serviva, da qua. Sono deluso, Alex. Ora finisci. È incredibile. Va bene. Mi avrà tolto il telefono, ma almeno non mi ha tolto queste. Queste patatine hanno tutte le risposte che mi servono. E il bello è che poi posso anche fare merenda. Ma fa sul serio? Mi sento osservato. Forse mi sbaglio? Oh, sono per me, non dovevi. Ancora. Visto che insisti. Ecco qui. Che soddisfazione! E adesso fuori di qui! Che crudeltà! Oh, che fai? Ora piangi? Non è giusto! Che è successo, figliuolo? Guarda, papà, ho fatto del mio meglio, ma... Oh, non prendertela! Anzi, credo di avere una soluzione! Togliamo il manico da questa lente di ingrandimento, poi prendo un tubo di cartoncino e lo metto sopra la lente. Poi fisso con la colla girando tutto intorno con la pistola. Ora prendo del nastro rosso e lo metto intorno alla lente. Così è più bello. Ah, tieni Alex. Con questa non avrai più problemi. Che cos'è? Guardaci dentro, torno subito. Ancora un attimo. Guarda qui. Ma che... Oh, le risposte. È fantastico. Ok, oggi compito. Ed è particolarmente difficile. Ho buone sensazioni. Se dicono tutti così, potete cominciare, ragazzi. Tanto non lo passerai. Grazie della fiducia. Dai, papà, dove sei? No, quello è un albero. Ho il travestimento perfetto. Alex, qui! Sapevo che non mi avresti deluso, papà. Grazie. Oh? Hai detto qualcosa? Che sta facendo? Oh, non mi convince, meglio controllare. Finora tutto ok. Che succede qui? Niente, di che parla? Guardi pure se vuole. Sicuro, quell'operaio ha un'aria sospetta. Ah, fai il vago. Oh, forse no, forse ho giudicato male. Vabbè. Più per poco. Sei così bella, hai capelli d'oro. Ma che le salta in mente? Devi studiare di più, non ho mai visto un compito peggiore.
Ma lei non è normale, i capelli della bambola sono tutti rovinati. Un momento, ho preso una F. Mamma si arrabbierà un sacco. Ah, mi chiedo... Ho un'idea. Sì, potrebbe funzionare. Applico la colla ai piedi della bambola. Poi premo il piede sulla F. Ora lo sollevo con attenzione. Cambiamolo quel voto. Ha! Nessuno lo scoprirà. E tutto questo grazie a te. Mua. Ok, attenzione ragazzi, lo farò una sola volta. Ed è complicatissimo, capito? Sta scherzando? Non guardare me. Oggi impariamo a conoscere la geometria. Come? Non ci ho capito un tubo. Hai visto Brian prima? Ehi, che succede? Stiamo facendo due chiacchiere. Che modi sono? Meglio disegnare quello stupido triangolo, sarà mica difficile. Sì, molto difficile. Questa volta userò un righello. Ups! Mi prendi per scema? Scusi. Non farlo più. Cavolo, è cattiva. Riproviamoci. Oh sì, così va meglio. Cosa? Ma com'è possibile? Non ho idea di come abbia fatto. Stavolta so come fare. Ho una buona sensazione. Oh, non è giusto. Annie, smettila di giocare. Fingiamo che lei non l'abbia visto. Prossima volta, promesso. Mi chiedo come vada Luna. Ecco qui, una riga lì, una riga qui. È venuto bene. Sì, mi piace moltissimo. Wow, i miei occhi! Ah, ho un'idea. Deve esserci qualcosa qui dentro che posso usare. Questo potrebbe servire. Al lavoro! Stendo il nastro lungo due lati della plastica, così. Poi stacco la linguetta. Ora lo piego, lo premo per assicurarmi che si attacchi. È come una lunga tasca, ci verso del glitter. Tutti abbiamo bisogno di brillare. Ho fatto dei segni sul cartoncino. Lo incollo sul pezzo di plastica. Wow, l'adoro! È il righello migliore che ho. Ora disegnerò quel triangolo. Non deludermi, gattina. Wow, che figata! Wow, funziona perfettamente! Sono invidiosa! Non esserlo, te ne ho fatto uno! Davvero, sei la migliore! Sì, lo so! Ho qualcosa di divertente per voi oggi! Cosa? Questo arcobaleno carinissimo! Ok, non serve che mi applaudite! Perché non provate a farlo anche voi? Ok, aspetta, non ho penne! Sarà divertente! Oh, guarda le penne di Naomi! Ehi, amica! No, le penne non te le presto! Oh, e dai, perché devi essere così cattiva? Grandioso, proprio quello di cui avevo bisogno! E va bene, ti do queste! Oh, grazie! Aspetta, che devo farci con queste forbici? Posso tornare al mio arcobaleno? Inizio colorando la copertina del quaderno. Inizio dall'angolo. Uso diversi colori. Lascio che si mescolino per un effetto più carino. Poi devo coprire la copertina con dello scotch trasparente. Poi dipingo con vernice acrilica nera. La distribuisco uniformemente. E ora lascio asciugare. Poi mi serve una gomma da cancellare che uso per togliere un po' di vernice. Disegno delle linee diagonali da una parte all'altra della pagina. Rivelerà i colori che ci sono sotto. Wow, che bello! Davvero carino! Dimmi qualcosa che non so. Io non so fare niente del genere, devo pensarci. Non sono così creativa. Aspetta, forse posso usare gli elastici che ho sui capelli. Provo, perché no? Me ne servono altri. Me ne servono altri. Ce n'è uno verde. Ci sono altri colori. È tutto ok, Julie? Torno subito. Geniale! Ora ho tutto quello che mi serve! Wow, mica male! Mi serve una pistola per colla a caldo. Metto un po' di colla all'angolo del quaderno, poi ci attacco una parte di elastico. Continuo aggiungendo altri colori, finché non ho ricoperto tutto il quaderno. Wow, guarda, è come un arcobaleno! Che ne pensi? Carino, eh? Wow, come hai fatto?
Significa che ti piace! Wow, hai finito! È stato facile! Mi piace il contrasto di colori! Wow, bellissimo! Proprio come quelli della mia giacca! Non ho idea di cosa lei stia parlando! Aspetta, ne avevo molti di più! Julie, che hai combinato? Aspetta, Julie, dove sto andando? Che posso fare? Ricorda di condividere il video con gli amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo qui! Oddio! Troppo carino, Kevin! Cosa stai facendo? Non è il migliore, potrei guardarlo tutto il giorno! Wow, guarda qua! Oh no, la lezione sta per iniziare! Buongiorno, compito in classe? Prof? Cosa c'è, Betty? Naomi sta guardando i ragazzi sul suo telefono! Naomi, metti giù il telefono! Voglio la vostra completa attenzione! Cosa? Ma è Kevin! Non è giusto! Sei proprio una secchiona! Ho fatto bene? Non si preoccupi, prof, ci penso io! Posso sempre contare su di te, Betty! Ora dove ero rimasta? Non posso credere che tu l'abbia fatto, cattivissima! Forse un'occhiata veloce, non pensarci nemmeno! Ma forse si sta allenando! Non riesco a resistere! Ho bisogno della mia dose di Kevin! È così difficile! E provaci! Solo una sbirciatina! Aspetta, ci penso io, so cosa fare! Faccio un selfie veloce, metto qui il mio telefono, poi stamperò il mio selfie, lo ritaglierò e lo attaccherò al mio telefono! Un aspetto positivo! Guarda, Betty! Cosa? No, non puoi farlo! Prof, abbiamo un'emergenza! Cosa c'è adesso? Non vedo quale sia il problema! La guardi? Non è ovvio! Il telefono è proprio lì, guardi! Smetti di farmi perdere tempo, Betty! Ma questo round lo vinci tu, Naomi! Non è finita! Shh, Kevin sta ballando! Posso vedere? No! E X deve essere 5! Wow, è già ora di pranzo! Mangiamo! Sembra buono! Non vedevo l'ora! Adoro questi ovetti! Sono gustosi e hanno una piccola sorpresa! Ho dimenticato di portare da mangiare! Ma va bene così! So cosa fare! Miam! Buonissimo! Ne avevo bisogno! Dov'è il mio ovetto? Era proprio qui! C'è qualcosa che non va? No, non ci credo! Ladra di ovetti! Avrei dovuto aspettarmelo! Lo fa di continuo! Aspettate un momento, ho un'idea! Torno subito! Come vuoi, ma porta altro cioccolato! Per prima cosa mi serve un uovo! E una cannuccia e della colla! Spremo la colla sul guscio, proprio così! Poi ci premo sopra la cannuccia! Ora aspetto che si asciughi! C'è ancora del lavoro da fare! Immergerò l'uovo nel cioccolato fuso! Ha un aspetto così delizioso! Poi posso metterlo nella sua confezione! Sembra piuttosto convincente, piegherò i bordi! Non posso permettere che Naomi sospetti qualcosa! È pronto! Ho qualcosa per te! So quanto ti piacciono! Grazie, non riesco proprio a farne a meno! Buon divertimento! Io che schifo! Ti sta bene, così impari! È un uovo crudo! Che schifo, era questa l'idea geniale! La prossima volta portati da mangiare! Oh, non è stato bello! Na 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 na! L'arte è un'espressione dell'anima umana! Di cosa sto parlando? Ci sono, ci sono! In ritardo come al solito, Naomi? Comunque, oggi ho un argomento interessante per voi! La musa di oggi è Madre Natura! È una delle sue simpatiche creazioni! Voglio che disegnate uno scoiattolo, non dimenticate l'adorabile coda folta! Ok, posso farlo! Non dovrebbe essere così difficile, questo è lo spirito giusto, Betty! Qualcuno mi sta chiamando! Pronto? Ehi, tesoro, scusate, devo rispondere! Sta andando bene! Mi piace disegnare belle immagini! Ma tu fai pure, io ho cose più importanti da fare! Come truccarmi? Ecco perché vai male, tu! Cosa? Sono un artista, sono un capolavoro! E umile! Ho uno scoiattolo da finire! Adoro questo rossetto! Oh, è tornata la prof! Vuole invitarmi a uscire! Wow! Ancora 5 minuti, ragazze! Devo andare in bagno! Devo fare pipì! Oh, vai, vai, Betty!
Sapevo che non avrei dovuto bere il terzo bicchiere, devo sbrigarmi. Come si disegna uno scoiattolo? È più difficile di quanto pensassi. Forse se... Ah, è terribile, cosa devo fare? Aspetta, mi serve il disegno di Betty. Wow, è molto bello. Ha talento, glielo concedo. Stendo la pellicola di plastica sul disegno, voglio che sia ben aderente. Ora posso ricalcare lo scoiattolo, disegnerò direttamente sulla pellicola di plastica, devo solo seguire le linee. Facilissimo! Perché non ci ho pensato prima? Ora le zampe e poi gli occhi. Quasi finito? Ecco! È incredibile! Faccio scivolare via l'involucro di plastica, quindi lo capovolgo e lo metto su un foglio di carta. Devo trasferire l'inchiostro. Questo mattarello farà il suo dovere. Posso togliere l'involucro di plastica ora e a me è rimasto uno scoiattolo. Prof, che ne pensa? Vediamo un po'. Tada! Spero le piaccia! C'è mancato poco! Cosa mi sono persa? No, non può essere! È meraviglioso, Naomi! Troppo gentile! Ma sembra proprio il mio disegno! Non capisco! Che succede? Betty, hai copiato Naomi? Cosa? No, è stata lei! Credo sia uno dei piccoli misteri della vita! Sono arrabbiatissima ora! Davvero? Persino il nome ha sbagliato! Questo è il peggior compito che abbia mai visto! La penna non scrive! Sarà finito l'inchiostro! La smuovo un po'! Farò finta che non è successo! Userò questo! Ups! Ora lo raccolgo! Ecco! Dov'ero? Dov'è finita la mia penna? Era proprio qui? Non può essere andata lontano! E ora come faccio a mettere i voti? Aspetta un secondo, la mia pistola per colla a caldo! Proprio quello di cui avevo bisogno, non mi delude mai! Prendo il mio anello e ci applico sopra uno strato di colla, poi... Sopra ci attacco una gomma! Poi mi serve la colla rossa, la userò per disegnare una F, poi lascio asciugare, ho fatto anche una A! Ma non credo che la userò spesso! È l'ora dei voti! Una bella F! E questo... Una A, sono sorpresa! È molto più veloce così! Vorrei averci pensato prima! Ragazzi, ho corretto i compiti! Ma che... La mia penna! Oh! Che succede? Niente! Avrei dovuto saperlo! È stata un'idea di Naomi! Ehi, silenzio! Sono arrabbiatissima! Beh... Ho comunque gli anelli. Fate come se non vi avessi detto niente. Dovrei farmi crescere le unghie. Amo questi colori. Quindi la lezione? Oh, giusto, mi ero dimenticata. Ok, nessun problema. A noi fa solo piacere aspettare, è il mio primo giorno. Sì. Prendete queste matite e disegnate. Non ci servono. Possiamo usare le nostre matite. Sono molto più divertenti. Credo che invece userò una penna. Che bel colore! Inizio con dei cuoricini carini. Non sono soddisfatta, riproviamo. Li cancello. Ideona! Sarà bellissima! Faccio dei tagli sulla gomma. E tolgo le parti tagliate. Creo varie forme. Poi premo in una palette di tempere. È un timbro! Che bello! Wow, guarda che carino! Ho finito! Così posso dedicarmi ai capelli! Amo questa lezione! Wow, geniale! Vorrei anche io fare una cosa del genere! Non riesco a tagliare il tappo della penna! Ups! Oh, guarda cosa ho fatto! Di male in peggio! Aspetta, so cosa fare! Posso prendere in prestito la piastra? Ok. Grazie, mi serve un'altra cosa. Un quadratino di gomma piuma. È perfetto, iniziamo! Inizio piastrando la gomma piuma. Poi la metto su un tappo di un pennarello e ci premo sopra una biglia. Così si crea una rientranza.
Taglio tutto intorno, poi applico un piccolo strato di colla. Ho fatto un cuore con la gomma piuma di glitter e ho avvolto il tappo con la stessa gomma piuma. È morbidissima! Wow, che penna! Faccio lo stesso con le altre. Super divertenti! Ehi, Naomi! Che c'è? Guarda! Cosa dovrei guardare? La mia penna, ovvio! Ah! Dove sono finite? Non ci credo! Ehi! Quelle sono mie! Mi sento così alla moda! Ma ci ho messo un sacco per farli! Mamma, quanto parla! E comunque non ci capisco niente! Memorizzate bene tutto quanto perché farà parte del test! Sento solo bla bla bla. So io che cosa ci vuole, uno spuntino. Seguire mi mette fame. Oh, mie adorate caramelle. Ehi, era il suono della carta di una caramella? Me la voglio gustare. Cosa credi di fare? Non si fa. Conosci le regole, non si mangia in classe. Questa la prendo io. Anzi, questa e le altre. Che vuoi farci? Saranno vere caramelle? Sì, 100% zucchero. Dove eravamo? Ok, non si potrà mangiare, ma allora si potrà bere. Ci vuole proprio. Sarò più attento stavolta. La nascondo qui. Non mi beccherà mai. Ma dov'è? Ah! Ehi, come va? Dammela su. L'ho trovata per caso, giuro. Ultimo avvertimento, Alex. Non mi vedi, devo fare presto. Oh, scordatelo. Non mi freghi. Sequestrata. Ero così vicino. Ti osservo. Che esagerato. E va bene, mi arrendo. E questo? Ho un'idea mitica. Mi tornerà utilissimo. Innanzitutto rimuovo la colla. Poi pulisco per bene il tubetto. Adesso prendo le mie caramelle preferite e le metto tutte insieme, finché non ottengo una grande palla. Ci spingo dentro il tubetto e tolgo parte della caramella. Levo quella in eccesso, che userò più tardi. Ed ecco una caramella stick! Girando la manopola ecco che esce! Funziona alla perfezione! E il bello è che nessuno sospetterà niente! È buonissima! Un attimo, che cos'è questo profumino? Non di nuovo, eh? Altre caramelle? Cosa? Non mi permetterei mai! Sarà, ma non ti credo. Fa vedere. Si accomodi, non c'è niente da vedere. Sto solo usando la mia colla stick. Ah sì, eh? Forse stavolta non mente. Non vedo caramelle. Ok, stavolta mi sbagliavo. Capita. Ora, se non le spiace, ho da fare. Che buona! Questa lezione non è così male. Che noia mortale. Potrei dormire proprio qui, non riesco a tenere gli occhi aperti. Faccio un pisolino. Sunny sta dormendo, questa è la mia occasione. È ora di farle uno scherzo. Yoink! Il crimine perfetto. È meglio che mi metta al lavoro. Tolgo la punta a uno stuzzicadenti, ho bisogno di una striscia sottile di nastro che avvolgo intorno e dipingo. Lascerò una piccola sezione scoperta per adesso. Poi la coloro di rosa. Lascio asciugare. Ci applico del nastro argentato. Voglio che sembri realistico. Ok, sono soddisfatta. Ora rimuovo il nastro dalla parte appuntita. Metto della vernice nera in una ciotola e ci immergo la punta. Wow, mettiamole insieme. Sono incredibili. Sunny impazzirà. Gliele rimetto sul banco. Ehi, svegliati. Ah, dove sono? Che è successo? Guarda le tue matite. Cosa? Come? Non ci credo, si sono rimpicciolite. O siamo diventate giganti noi? È strano. Ci sei cascata in pieno. Che intendi? Ho le tue matite qui. Ok, niente male. Tieni. Allora piego lungo questa linea. Sembra semplice. Aspetta, ricomincio da capo, non importa, penso di aver capito. Hai delle forbici? Delle che? Delle forbici? Ah, ho capito. Sono qui da qualche parte. Fammi vedere. Non possono essere andate lontano. Le ho viste, sono certa. Un momento. La lezione sta finendo.
Dammi un secondo, c'è un sistema nel mio caos. Hai controllato sotto i fogli? Quelli blu o arancioni? Non riesco a guardare. Aspetta, so cosa fare. Madison, guarda qui. Cosa? Ti piacerà. Comincio piegando la carta a metà. Riapro e piego verticalmente. Faccio una piega lungo il bordo e adesso posso girare la carta. Piego ancora e piego gli angoli verso l'interno. È come fare un aeroplanino di carta. Piego i lati così e poi così. Ora posso girare e rifare questo passaggio. Ripiego il triangolo. Quasi finito. Apro tutto e... è una scatola! Può contenere tutti i tuoi fogli e carte. Wow, sei un genio! È pazzesca! E c'è di più. Metti tutto qui dentro, così avrai il banco in ordine. Wow, cosa farei senza di te? Guarda che meraviglia! Non è mai stato così ordinato! Ecco le forbici! Sapevo che erano lì sotto. Tieni! Grazie, devo finire il lavoretto, c'è solo una cosa da fare. Ah, mi sento bene. Tieni, grazie. Madison, davvero! Tutta fatica sprecata. Che noia mortale. Possiamo andare? Il numero 1 è molto interessante. Ho un curioso aneddoto al riguardo. Non vedo l'ora. Sto per fare un pisolino. Ehi, Madison, svegliati! Non puoi dormire in classe. Dorme come un ghiro. Lo so, questo la sveglierà di sicuro. E io posso esercitarmi nel tiro. Madison, cosa? Ti sei addormentata? Puoi biasimarmi? Sono seria. Va bene, resterò sveglia. Ma non ne sono felice. Forse questo mi terrà su. Aspetta, ho un'idea. Prendo un pennarello e faccio delle tacche sul bordo a intervalli regolari. Ora prendo le forbici e taglio tutto. Ho bisogno di rimuovere 4 sezioni. Piego le estremità e faccio un buco al centro. Ci spingo dentro una cannuccia e ripiego indietro le estremità. Fisso tutto con lo scotch e metto il tutto in un secondo bicchiere. Faccio passare la cannuccia qui e... Sunny, guarda! Cosa sono? Ti faccio vedere. Lo posiziono e poi tiro la cannuccia. È una pinza! Ne ho una anche per te! Wow, grazie! Questa lezione è diventata interessante! Presa! Oh, che state facendo lì? Non sono arrivato alla parte migliore! Certo, continui! Questo test è difficile! Ciao, Sunny! Ciao, come va? Stavo tirando a canestro! Devo concentrarmi! Chi se ne importa? Sei proprio una secchiona! Sunny, ti dispiace? È incredibile. Buttala per bene. Cosa? Sto lavorando. Certe persone sono così maleducate. Va bene, lo faccio io. Aspetta, ho un'idea. Sì, funzionerà. Taglio la bottiglia a metà e ci verso dei brillantini. Wow, guarda come luccicano. Metto da parte e prendo un cartoncino. Ci ricavo dei cerchi e dei rettangoli. Poi li incollo insieme. Adesso assemblo il tutto. Wow! Guarda com'è venuto bene! Perfetto per le mie matite. Via, andate dentro. Wow, l'adoro! Che ne pensi? È ok, ma il test? Cosa? Me ne sono dimenticata! Oh no, la lezione è finita! Prenderò un brutto voto! Quanto è difficile questo compito in classe! Quindi è così. So cosa state facendo. Ci ha scoperti. Non so cosa sia questa roba. Certo, come no. Wow, è arrabbiata. Conoscete le regole. Devo sbrigarmi. Adoro il mio nuovo smalto. Non lo saprà mai. Ciao. Non fare l'innocente, biondina. Cosa stai guardando? Il mio astuccio! Ah, sì? Ne non sono mai abbastanza! Ti sto osservando! E cosa sta succedendo qui? Oh, è lì da molto? A proposito, ottimo test, davvero difficile! Oh, che carina! Ok, questo sinceramente non me lo aspettavo, perché non potete essere tutti come Naomi, è una studentessa così brava! Sapevo che sarebbe andata male! Vabbè...
Finalmente a casa! Che giornata! Aspetta, ho dei compiti da fare! Oh, ma dai! Beh, meglio farli subito! Spero che non ci voglia molto! Ho cose migliori da fare! Oh, che pizza, noiosissimo! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Ai, la mia testa! Che cos'è successo? Stupidi compiti, è tutta colpa vostra! Ora mi divertirò un po'. Si gioca! Oh sì! Molto meglio! Via, via, via! Devo concentrarmi! Questa è la parte difficile! Wow, ci è mancato poco! Ce la farò! Vincerò! Aspettate! Cos'è stato? Probabilmente non era nulla. Ci sono, niente può fermarmi. Oddio, attenzione! Ce l'ho fatta! Che fatica! Ehi, Betty, cosa stai... Ai! La mia testa fragile e delicata, perché l'hai fatto? Mi dispiace, ma la tastiera si è rotta! Rotta? Aspetta un attimo, hai dei compiti da fare. Ma come faccio a scrivere? So come risolvere questo problema, fidati di me! Per prima cosa mi serve argilla da modellare. Inizierò con dell'argilla marrone. Userò un pezzo di vetro per schiacciarla. Farò lo stesso con colori diversi. Perfetto, ho tutto quello che mi serve. Ora è il momento di assemblare. Metto questo pezzo di argilla sul fondo. Poi impilo il resto. Può andare qui. Papà? Ta-na-na. Che c'è? Continua a scrivere, continua. Bellissima questa canzone. Per favore smettete di cantare. Che fastidio. Non è possibile. Ok ragazzi, oggi compito in classe, non sarà facile, potete iniziare. Iniziamo. Difficile. Dove sono le mie matite? Di solito stanno qui. Ah, che strano. No, non ci sono. Ehi, e tu chi sei? Non importa. Oh, ci sono problemi, Julie? Ok, prenderò una penna dalla mia borsa. Deve esserci qualcosa qui. O almeno spero. Oh, cos'è? Carina, ma non mi serve. Posso cambiare banco? Oh, non vedevo l'ora. Devo lavorare sui bicipiti. Sono floscia. Ma è normale. Non ho idea da dove venga. Iha! No. Posso tenerlo per dopo. Non ho tempo per questo. Cos'è? Questo è tuo? Mai visto prima d'ora. Oh, giusto. Sì, mio. Scusa. Che c'è, Julie? Che guardi? Credo di avere un'idea. Di che stai parlando? Prendo questo elastico. Proprio quello che mi serviva. Grazie. Che succede? Questo è... un ragno? Ah, levamelo di torno! Metto l'elastico sul quaderno. Uso la colla per tenerlo fermo. Poi ci metto sotto una penna. Poi altra colla vicino alla penna. Uso la colla glitterata per un effetto più sfizioso. Poi posso aggiungere altri articoli di cancelleria, tipo righello e compasso. C'è spazio per tutto quello che mi serve e non li perderò più. È tutto al suo posto, tutto a portata di mano. Guarda qua, ho fatto tutto da sola. Julie? Ups, il compito in classe è giusto, me ne ero dimenticata. Oddio, quel ragno era enorme! Devo sbrigarmi a finire il compito. È finito il tempo. Posate le penne. Ritiro i fogli. Fio, giusto in tempo. Ho già finito. Ma ho appena iniziato! Dammi qua. No, aspetti, parliamone! Mi sa che a Julie è andata male. Sono delusa, Julie. Ma hai visto il mio quaderno? Amo la mia nuova cover! Wow! Lo so, bellissima! Oh, voglio vederla! Wow, sei troppo fortunata! Com'è la tua cover? La mia? Niente di speciale! Sì, lo immaginavo! Oh, mi sta chiamando qualcuno! Devo andare! Wow, che bella, Julie! Beh, ciao! La giornata va migliorando! Io per fortuna sono uscita. Ehi, Naomi!
Ehi Leo, ho una cosa per te. L'ho presa per te. Voglio dartela. Oddio, grazie. Che carino, aspetta. Leo, è proprio quello che mi serviva. Metto i fiori su una striscia di carta forno. Poi copro con il nastro adesivo e lo distendo per bene. Poi taglio tutto attorno. Poi tolgo la carta forno e li attacco sul telefono. E ora il resto. Wow, com'è colorata! Avete visto? Oh, sono io quella popolare! Non più! Me ne fai una anche a me, ti prego! Mi piace la scrivania in ordine, sta venendo bene! Vicino ci disegno una foglia, mi sento di stare nella natura! Sono pessima a disegnare, guardando Naomi sembra molto più facile! Non devo per forza strafare, faccio più che posso! Aspetta, ho dimenticato questi stickers! Che noia il mio quaderno! Posso migliorarlo o almeno posso provarci? Inizio disegnando un cerchio su un pezzo di carta. E poi disegno uno smile. Inizio con gli occhi. Che simpatico che è questo omino! Poi lo tagliamo. E ora mi serve un pezzo di carta forno quadrato. Poi lo copro con lo scotch. Lo stendo per bene. Non voglio increspature. E ora taglio tutto intorno. Sta venendo bene. Ma ne devo fare altri! Bellissimi! Proprio quello che mi serve! Tolgo la carta forno e ora posso attaccarli al quaderno! Ah, che carina questa rana! Già sembra più bello! Ed è stato facile! Wow! Psst! Naomi! Sì? Wow, Julie, che bello! Posso avere qualche sticker? No! Cosa? Per favore, per favore! Non mollerai, vero? E va bene, non posso avere mai cose belle! Davvero, mezzo sticker! Concentratevi, ragazze! Oh, quel ventaglio mi ha fatto venire un'idea! Mi serve il mio quaderno! Devo fare qualche aggiustamento! Taglio un semicerchio! Poi devo applicare la colla! Copro la copertina, poi ci attacco del feltro! E ora ci attacco anche un pezzo più piccolo, bianco. E poi un pezzo rosso. Inizia a prendere forma. Ho tagliato quello nero a forma di goccioline. Questi sono i semi. Finito! Il mio quaderno anguria. Lo so, è stupendo. Sì. Va bene essere invidiosi. Oh, wow, pazzesco! Devo guardare più da vicino. È solo un quaderno. Mi serve? Amo l'anguria. Ma cosa è appena successo? Oh, bene. Questo va dritto nella mia collezione. Inizia a fare caldo qui. Devo rinfrescarmi. Ah, molto meglio. Oh, detesto questa materia. Non sei poi così intelligente, Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Non è tremendo quando vi si scarica il telefono e non ci sono prese in giro? Beh, basta prendere due banane. Posizionatele su un tavolo in questo modo. Oh, dimenticavo, ci serve un'ultima cosa. Una monetina per essere precisi. Inserite la moneta in una delle banane in questo modo. Quindi inserite anche la seconda banana. Poi prendete il caricabatterie e inseritelo nella banana. Siamo pronti. Basta collegare il telefono e guardate. Oh, accidenti! Funziona! Si ricarica davvero! Siete stati un pubblico fantastico! Mua mua. Ah, capito! E ciao e benvenuti allo show! Guardate quanto oro e quanto brilla! Pazzesco! Diamo il benvenuto alla proprietaria di tutti questi trofei, l'atleta più amata di tutti, Sunny! Come butta? Ah, sono così lieta che tu sia qui. Vuoi parlarci di come sei diventata un'eroina della pallacanestro? Beh, più che eroina direi, una superstar. Oh, pardon, continua. Tutto è iniziato quando ero piccola. Se voglio diventare professionista devo allenarmi ogni giorno. Se solo avessi un canestro, dovrò accontentarmi di un cestino. Ah, per poco. Per un attimo ho pensato che fossi entrata. Forse posso usare il cartone della pizza? Sì, può andare. Finalmente avrò un canestro.
Inizio aprendo la scatola, poi disegno un cerchio che sia più largo della palla. Lo divido in spicchi e poi li taglio, ma non fino in fondo. Ok, proviamo ragazzi. Questo sembra un buon punto. Incollo il retro della scatola al muro, poi spingo gli spicchi verso il basso ed ecco Sunny che avanza dalla zona di difesa e fa canestro! Sì, così! Guarda che stile! Boom! Nessuno riesce a starmi dietro! Cavolo! Ah, credevo di farcela! Non c'è nessuno del resto. Facciamo che è entrata, ok? E il resto, come si suol dire, è storia. Oh, non piangete, dai, è una storia come tante. Dai, asciugati il viso, tieni un fazzoletto. È solo che adoro le storie a lieto fine. E a proposito della scatola, non ce l'hai più, vero? E invece sì, Ashley, eccola qui. È quella originale, è grazie a lei che sono diventata una campionessa. Wow, stupendo! Posso? Dacci dentro! Coraggio! Sei un talento nato! Abbiamo esaurito il tempo, grazie Sunny! A presto, ciao! È una roba pazzesca! Sì, così, balla! È così morbido, guarda come va! È fantastico! Oh, non ho mai avuto giochi così fighi. Magari Sunny me ne farà provare uno. Mi avvicino piano piano. Wow, è davvero ipnotico. Chiedere è lecito dopo tutto. Ehi, no, non ci riesco. Non mi ha sentita. Cos'è stato? Non mi piace. Ehi, che vuoi? Wow, ehi, vacci piano con quella, meglio evitare spiacevoli incidenti. Ah, un lecca-lecca, eh? Pensavo che... lascia stare. Sunny, posso giocare con quella molla? Questa, dici? Solo un secondo. Sei pronta? Cosa? No! Non è molto carino. Vabbè, non fa niente. Sono tutti miei. Questa poi è la mia preferita. Lei si becca sempre le cose più fighe. Aspetta, ho un'idea! Sistemo i block notes in questo modo, poi prendo quello che mi ha dato Sunny e lo uso come base, mettendoci sopra gli altri, facendo diversi strati colorati. Applico ogni strato leggermente sfalsato così che si veda. Continuo così finché non li ho usati tutti. Alla fine mi ritrovo con questa sorta di spirale. Gli ultimi invece li impilo uno sull'altro. In questo modo... attacco l'ultimo e quando apro la spirale ecco qui. Bello, vero? Può anche saltare giù dalle mensole. Wow, adesso non mi serve più quella molla. Potrei stare a guardarla per tutto il giorno. È così colorata ed è tutta farina del mio sacco, davvero una figata. Ehi, Sunny, guarda qui. E poi gli ho detto chi se ne frega. Oh, Lily, guarda lì. Wow. Sì, me lo dicono spesso. Dove l'hai presa quella, Ashley? Ma, l'hai fatta tu? Ne fai una anche per me? Un altro brutto voto incredibile, come lo dico a mamma? Anzi, forse ho un'idea. Ci passo sopra la piastra e voto sparito, una vera e propria magia. Oh, eccola. Devo sbrigarmi. Facciamo che ho preso il massimo. Che succede qui? Gina, sei già a casa? Ehi, ciao, mi hanno riportato il compito. Da qua, fammi vedere. Oh no, sono nei guai. Sono orgogliosa di te. Senz'altro l'intelligenza l'hai presa da me. Ah, ovvio, e la furbizia da papà. Meno male. Fiu, ho fatto giusto in tempo. Ok, dov'è il quaderno? Potessi cambiare posto. Oh, eccolo. Oh, che cos'è quello? Oh no, ho sbagliato e non ho nemmeno la gomma. Questo è un guaio. Ehi, come va? Per caso hai una gomma? Certo, solo un secondo. Ce l'ho sicuramente qui in giro. Dov'è finita? Wow, quanta robaccia. Già me ne sto pentendo. Aspetta, ce l'ho, sono sicura. Scusa, credo di averla persa. Fa niente, che cos'hai lì?
Di che parli? Ah, ecco dov'era finita! Grazie, che tipa strana. Dovrei proprio riordinare qui dentro. Senti, non posso restare a guardare. Lascia che ti aiuti, ho un metodo infallibile. Prendo un foglio e lo piego in tre parti. Tengo fermo uno dei lembi e ci passo su della colla. Poi richiudo anche l'altro lembo assicurandomi di fissarlo per bene. Applico della colla sull'altro lato e poi lo piego in due come se fosse una lettera. Metto questo foglio da parte e ne faccio degli altri uguali con colori diversi. Sembra un arcobaleno! Avvolgo i foglietti con del foam e poi ci attacco del velcro. Con dell'altro foam ricreo il muso di un unicorno. Ed ecco un carinissimo portafoglio. Tieni, per te. Wow, l'hai fatto tu, è stupendo! Guarda che forza, ci posso mettere di tutto! Non vedo l'ora di usarlo. Mi serviva proprio, è perfetto! Credo sia tutto. Che fame, mi serve uno snack. Dovrei averne uno nello zaino. O almeno credo. Tranquilla, ho io qualcosa. Tieni per sdebitarmi. Ehi, ma come ci è entrata questa lì? Poco importa, sono i miei preferiti. Ah, cavolo, non esce. No, no, mi lasci in pace. Puoi scappare quanto vuoi, ma è inutile. Non possiamo parlarne. Voglio solo vedere quanto hai preso. Non vuole proprio lasciare perdere. Ciao, Gina. No! Guarda che cosa hai fatto. Perché? Scusami, non l'ho fatto apposta. Aspetta, ci penso io. Ma dov'è il tappo? Aspetta, forse ho un'idea. Sì, dovrebbe andare. Usiamo lui, o meglio, la sua testa. La stacco dal resto del corpo e la avvito sulla boccetta di colla, spingendo bene così che sia ben salda. Ehi, non male! Passami quei voti. Devi fare presto. Bene. Ora spremo la boccetta e la colla dovrebbe uscire. Ah, sembra mocciolo. Un po' schifoso, ma fa ridere. Ha funzionato alla grande. E adesso lo attacco qui. Non la saprà mai nessuno. Tocca a me. Guarda se viene la prof. Wow, pazzesco. Ben fatto, Wendy. Addio ai brutti voti. Giusto in tempo. Eccoti finalmente. Devo registrare i vostri voti. Fatemeli vedere. Sì, ecco a lei. Ok, sorprendente, Gina. Brava. E tu, Wendy? Sì, il compito. Ecco a lei. Anche tu? Wow, ero convinta che non lo passassi. Ottimo lavoro, ragazze. Aspetta un attimo, ma cos'è quella roba? Non capirò mai voi giovani. Non è niente. Ci è mancato poco. Adoro mettere un bel cappellino. Penso che sia tutto pronto. La torta c'è, il tè pure. Manca soltanto l'ospite. Tanti auguri! Oh, non dovevi! Quella torta ha proprio una bella faccia. Aspetta però. Non si può mangiare senza una tazza di tè. Devo solo mettere l'acqua a bollire. Sunny, mi è rimasta solo una bustina. Già, non ce n'è più. Va bene, dai, prendila tu. Scherzi, sei l'ospite, prendila tu. No, tu. Insisto. Non importa davvero. Prendila, per favore, non la voglio. E invece sì. Prendi la bustina. Basta così, so cosa fare. Ma con chi stai parlando? Guarda qui. Inizio rimuovendo il cordino, poi dispiego la bustina e adesso mi serve un paio di forbici. Taglio accuratamente qui alla congiunzione, devo essere molto precisa. Ed ecco che mi ritrovo con due bustine di tè. Vuoi vedere un trucco di magia? Ta-da! Wow, sei una maga! Scaldiamo l'acqua, dai! Non vedo l'ora! Poi possiamo mangiare la torta? Ma certo! Ci voleva proprio! Grazie, amica!
E poi Justin che si è messo a ballare con Luna e Gabi li ha visti. Justin ha fatto cosa? Gabi era fuori di sé. Oh, ecco i nostri piatti. Buon appetito. Ho una fame, sembra buonissimo. Adoro i cereali. Ma dove sono finiti? Fammi riprovare. Ma che succede? Cos'è tutto questo baccano? Credo che il cucchiaio sia rotto, non funziona. Scherzi, spero. Ehi, cameriera, può venire qui un secondo? Mi dica tutto, qualcosa non va? Direi di sì, guardi un po'. Oh, signora, non si preoccupi, glielo sistemo io. Gli diamo qualche colpetto e torna come nuovo. Roba da non credere. Di certo non tornerò qui. Ci sono quasi. Cavolo, è più difficile di quanto pensassi. Ma che cosa mi tocca vedere? Non è venuto benissimo, ma dovrebbe andare. Lo spero bene. Sì, ora va meglio. Ci voleva tanto? Fate attenzione la prossima volta. Bastava girarlo comunque. Come fanno le persone normali. Visto? Facilissimo. Prova anche tu. Girare il cucchiaio? Ok, proviamo. Aspetta, ma che... Lo sta facendo di nuovo! Non ci posso credere, mi sta venendo il mal di testa. Girare il cucchiaio, ma che diavolo... Non avrebbe mai funzionato. Aspetta, ma quei cucchiai sono tutti difettosi! Forse ci è arrivata una partita fallata. Non può succedere durante il mio turno, ora ci penso io. Almeno così sfogo un po' di stress. E vengo anche pagata per farlo, che fortuna!